Buongiorno a tutti, buongiorno anche al Presidente Sangalli che ci ha raggiunto, quindi possiamo dare il via ai lavori di questo nostro convegno FIPE, alternanza scuola-lavoro, saper fare, saper essere dentro e fuori la scuola. Abbiamo cercato di riunire tutte le componenti che possono essere importanti per un discorso di crescita. Nel nostro settore la metodologia dell'alternanza è molto importante, cercheremo di affrontarla con diversi ospiti e per affidare poi le conclusioni finali al sottosegretario dell'alternanza del Ministero della Pubblica Istruzione, che è la delega per l'alternanza scuola-lavoro, il sottosegretario Gabriele Toccafondi. E la giornata si presenta molto articolata, cercheremo di recuperare anche sul leggero ritardo con cui siamo partiti. Vorremmo presentarvi appunto anche dei casi specifici, delle buone pratiche, come si dice in questi casi, e quindi penso che possiamo partire. Se il Presidente Sangalli è pronto, potremmo partire proprio con il suo intervento. Grazie Presidente. Presidente Sangalli, Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia. Prego Presidente. Grazie. Grazie di avermi invitato. Saluto tutti gli amici, le autorità presenti, il sottosegretario Toccardi. E dico a tutti benvenuti qui in Confcommercio. Il mio, guardate, sarà solo un saluto e sarà un saluto brevissimo per lasciare poi spazio agli esperti della materia di cui tratta l'incontro di oggi. Ma per quanto brevemente vorrei condividere con voi, ecco, una riflessione che non sia di forma. Una riflessione che non sia di forma a partire anche dai ringraziamenti sentiti, e quelli innanzitutto per il presidente Stoppani. Io non ho bisogno di fare i complimenti a Lino, che è un vicepresidente importante ed un amico prezioso. Quello che mi colpisce sempre molto di lui è la sua straordinaria capacità di addentrarsi negli argomenti tecnici. Lino è uno che studia, come diciamo noi a Milano, è uno che sgobba, però senza perdersi in piccolezze, tenendo sempre lo sguardo alto. Che guardate, questa è una grande qualità che, a proposito di alternanza scuola-lavoro, è una lezione di vita per tanti giovani. Guardate, dentro l'incontro di oggi, io vedo un tema al quale tengo molto per la nostra confederazione. E qui vedo tanti amici, esperti di provenienze diverse, perché, la dico così, si tratta di un tema sul quale nessuno può fare da solo, o meglio, sul quale nessuno può fare bene da solo. Bisogna mettere insieme domanda e offerta, istituzioni e privati, studio e lavoro. Io credo, invero, che tutte le riforme debbano partire da questa prospettiva, quella di rafforzare e rassicurare il Paese, permettendo
alle persone e alle istituzioni di lavorare insieme. Questo vale per l'alternanza scuola-lavoro, vale per la politica fiscale, vale per tutti quei passaggi importanti e significativi che riguardano innanzitutto il Paese. Il Paese ha bisogno di fiducia e se c'è un settore che potremmo definire della fiducia è proprio il turismo, a cui è dedicato il focus di oggi. Come ho letto anche in questo volumetto che Lino mi ha passato, anche se vi confesso non l'ho letto tutto, l'ho letto un po' in maniera trasversale, come quando io andavo a scuola che leggevo molto spesso il Bignamino, questo però non ditelo in giro. Il turismo, ecco, dicevo, è il settore della fiducia, perché scegliere una meta turistica, un ristorante, un albergo, un mezzo di spostamento è certo un tema di fiducia del consumatore, ma anche perché, se ben governato, questo settore ha un effetto moltiplicatore su tutta l'economia e può rafforzare davvero la possibilità di crescita del nostro Paese. Oggi il contributo del turismo all'economia vale circa il 12% del PIL, ma potrebbe facilmente raddoppiare, anche se questa parola raddoppiare io la sento ormai da tanti anni, ma comunque potrebbe facilmente raddoppiare muovendo le leve giuste, leve che per noi, ecco, per dirla, consentitemelo con uno slogan, sono in fondo riassumibili in 3M. Made in Italy, puntando nella promozione di un marchio paese collettivo fatto di prodotti, stile di vita e cultura. Seconda M, Meridione, sviluppando appieno le potenzialità di questa parte del paese, di questa meravigliosa parte del paese. Terza M, Millennials. Poi ce ne sarebbe una quarta che vuol dire Milan, ma in questo momento è meglio. Il comparto offre infatti reali opportunità di occupazione e di crescita a questa generazione di giovani che potrebbero portare un valore aggiunto grazie alle loro competenze, così come è stato autorevolmente anche detto, perché i millennials sono i nativi digitali, sono i figli della globalizzazione. E allora anche qui velocemente, perché non voglio abusare della vostra pazienza, mi spiego meglio. Il turismo, per la sua grande fisicità, per il fatto di essere fortemente esperienziale, perché non si mangia, non si dorme, non si viaggia online, il turismo è un settore che vive e prospera su competenze informali. Vorrei aggiungere anche un altro aggettivo profondamente significativo che richiama spesso il presidente Stoppani, e anche viaggia su competenze informali e valoriali, come dice Lino. Ve ne dico uno solo di questi valori: lo spirito di sacrificio. Competenze che si acquisiscono e si sviluppano solo lavorando, ecco, solo mettendo le mani in pasta. Le imprese
sono laboratori di conoscenza non riproducibili. E per questo, ecco, è importante agevolare la possibilità di entrare nel mondo del lavoro mentre si studia. Una parentesi velocissima, per questo sono tanto importanti i contratti come quelli di apprendistato che permettono ai dipendenti di diventare collaboratori, come noi amiamo chiamarli e definirli, e ai ragazzi di diventare uomini. Tuttavia, e concludo, per crescere, per competere internazionalmente, per essere all'altezza della modernità, questo settore, il turismo, ha bisogno di competenze sempre fresche, tecniche e trasversali, cioè quelle che si acquisiscono a scuola, ha bisogno di studio, preparazione, professionalità, di nuove tecnologie da parte degli operatori. A pagina 6 Lino Stoppani, nella sua premessa a questo volumetto, dice: l'alternanza scuola-lavoro è uno strumento prezioso e necessario per applicare le conoscenze apprese a scuola in un'esperienza concreta di lavoro, accrescere le motivazioni allo studio e aiutare i giovani nella scoperta di orientamenti personali. Ho visto che tra i relatori di oggi, e chiudo veramente, c'è presente anche Stefano Salina, che è il direttore del CAP. Che cos'è il CAP? Il CAP che è il Politecnico del Commercio di Milano, scusate se cito la mia città, ma essendo presidente dell'Unione Commercianti di Milano è anche un mio dovere citarla, che è una delle scuole, questo CAP di formazione di Confcommercio. E non è un caso che una associazione imprenditoriale come la nostra abbia sviluppato e sostenuto nel tempo delle vere e proprie scuole, che peraltro, lasciatemelo dire, è come nel CAPA, che sono veramente dei centri di eccellenza. Il nostro mondo, quello del commercio, dei servizi, è un mondo concreto, fatto di presenza, spesso su strada, di consumi, di economia reale, ma cresce solo quando sa guardare oltre il proprio naso, quando sa mettere le lenti del futuro e gettare lo sguardo un po' più in là. Ecco, le lenti del futuro, secondo noi, sono la formazione. Insomma, concludo così: se il vecchio proverbio dice il lavoro nobilita l'uomo, oggi potremmo dire che l'alternanza scuola-lavoro mobilita uomini, cioè li mette in movimento verso il futuro. Grazie e buon lavoro. Ringraziamo il presidente Carlo Sangalli, e tra l'altro ha contestualizzato un po' l'argomento di oggi, in particolare con questi accenni alle 3M e in particolare a quello dei millennials. Ce ne sono molti in sala quest'oggi, e soprattutto con l'ultima citazione che ho trovato molto interessante, della mobilitazione, che è il tema fondamentale. Chiamerei sul palco il presidente Lino Enrico Stoppani, il nostro presidente FIPE, per il saluto e il suo intervento. Grazie presidente. Presidente, ho preso il mio librettino sul quale ogni tanto mi fai delle ironie, per cui mi sono fatto degli appunti.
Parlare dopo il Presidente è sempre molto complicato, nei miei confronti poi esprime sempre un apprezzamento, un'affezione, una stima che per me ovviamente è motivo di grande soddisfazione, di onore, ma al tempo stesso costituisce anche un elemento a cercare di far sempre bene questo mestiere di rappresentante di categoria, che è il mestiere più difficile che abbia fatto nella mia vita, di cui poi vi darò qualche inciso. Allora, il tema dell'alternanza scuola-lavoro è un tema assolutamente delicato, che tocca una fascia della popolazione molto complessa, che è quella dei giovani, insomma, a cui poi affidiamo quello che è il futuro del nostro mondo. Per cui quelli che sono gli interessi che si muovono sugli aspetti della formazione, gli interessi di carattere economico, gli interessi organizzativi, gli interessi sociali, gli interessi anche educativi, formativi e scolastici, vanno aggiunte anche buona dose di responsabilità che spettano a tutti, alle scuole, alle istituzioni, alle imprese, alle associazioni e anche agli stessi studenti chiamati ad un impegno aggiuntivo. E oltre alle responsabilità e agli interessi muovono a meno anche da parte nostra una giusta componente di dovere, perché è dovere di chi è nato prima, insomma, restituire parte degli insegnamenti ricevuti, che fa parte del nostro bagaglio umano e professionale, e favorire anche la trasmissione di quelle che sono le competenze, le conoscenze, ma anche i veri valori del lavoro. E quando si parla di valori del lavoro, a cui ha fatto riferimento anche il Presidente Sangalli, non è retorica o una battuta, ma per uno che di lavoro ne ha fatto, insomma, ma come me ne hanno fatti tantissimi altri, perché la mia generazione è stata abituata soprattutto a lavorare, insomma, e quando parlo dei valori del lavoro mi riferisco alla passione, mi riferisco all'impegno, all'ambizione, a quella che è la serietà, al rispetto delle cose, delle persone con cui ogni giorno sul lavoro ci si confronta, a sapere apprezzare anche le soddisfazioni che il lavoro, con i risultati che esso offre. E sul tema oggi dobbiamo registrare dei confortanti, significativi passi in avanti sul tema della formazione, del rapporto tra scuola e mondo del lavoro. E questi passi in avanti li dobbiamo grazie certamente alle insistenze delle imprese, che hanno rappresentato alle sedi competenti quelli che sono i bisogni formativi delle imprese. Dobbiamo anche ringraziare il mondo della scuola, che ha saputo raccogliere, sensibilizzare, portare avanti le istanze che riceveva dal mondo delle imprese. E dobbiamo anche dar merito alla politica, che è stata capace di elaborare, di presentare una legge, quella cosiddetta della buona scuola, che ha saputo raccogliere tutte queste istanze facendoli un progetto aggiuntivo di formazione, dove a quelli che sono gli elementi standard di formazione si è cercato di aggiungere nuovi ingredienti, visto che siamo in tema di ristorazione. Questi nuovi ingredienti sono una giusta dose di lavoro, una giusta dose di esperienza, una giusta dose anche di vita vissuta all'interno delle imprese, che sono assolutamente formativi per i nostri giovani. E perché qualsiasi lavoro poi queste persone saranno chiamate a fare sono essenzialmente due cose. La prima sono quelle che sono le competenze tecniche, e qui con lo studio, l'applicazione e l'impegno, insomma, bene o male ci si arriva evidentemente a fare un bagaglio adeguato per la professione. Ma più ancora nel lavoro, almeno nel modo in cui se lo vuole fare, se lo si vuole fare bene, sono necessari anche altri valori, quelli dell'intraprendenza, della capacità relazionale, di quelle che sono la capacità di stare in gruppo, di rispettare le gerarchie, perché qualunque mestiere facciate, in qualunque ambiente andiate, insomma, l'importanza di stare in gruppo e di rispettare le gerarchie è un elemento essenziale. La capacità poi di gestire il lavoro in termini di come si risolvono i problemi, come si prendono le decisioni, come si trasmettono le motivazioni del lavoro ai propri collaboratori. Se poi si ha anche la fortuna di diventare imprenditori, insomma, come si affronta anche il grado di rischio collegato al tema dell'impresa. Cioè, il tema del lavoro è fatto certamente dal sapere, e il sapere, c'è un proverbio che dice che sapere è potere, ma in aggiunta al sapere, che è fondamentale, è importante, come dice giustamente il professor Massagli, anche il tema dell'essere, che ti porta, e qui mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, a cercare non il posto di lavoro ma il lavoro, che sono due cose assolutamente diverse. E sul tema dell'alternanza la ristorazione ha una storia, un'expertise tra i più consolidati, expertise storica, che nasce dai rapporti storici con gli istituti alberghieri, che ovviamente ci hanno fornito quella che è la materia prima dal punto di vista della professionalità per le nostre attività. E nonostante i risultati trascorsi che caratterizzano il nostro impegno su questo argomento,
Lo consideriamo ancora assolutamente prioritario perché le imprese continuano a raccomandarci, ad insistere su quello che è la necessità di avere personale adeguato per le proprie attività. E in questa ottica nel 2015 abbiamo fatto un accordo con la RENAIA, che è la Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, per rafforzare questo legame tra imprese e le scuole. Nel 2016 abbiamo fatto un accordo con il Ministero dell'Università e della Ricerca per un rapporto e un confronto ancora più strutturato tra il sistema dell'istruzione e il mondo delle nostre imprese. E oggi presentiamo queste guide dove cercheremo di dare ai nostri imprenditori quelle che sono le linee guida essenziali su come si approccia questa nuova prospettiva di lavoro. Da parte delle imprese, lo dico sempre, è necessario che queste occasioni di stage o di permanenza in aziende di questi giovani non vengano solo considerate o sfruttate come occasione di avere del lavoro a titolo gratuito. Probabilmente anche questo, ma ancora di più la responsabilità di saper dare qualcosa in termini professionali ed umani, nell'interesse certamente del settore che deve evidentemente crescere su quelli che sono i valori migliori del fare impresa. E siccome oggi in sala vedo ragazzi scolari, porto la mia esperienza di alternanza scuola-lavoro, insomma, quando io avevo la vostra età non c'era ancora la legge 107/2015 sulla buona scuola, per cui la mia è un'esperienza identica a molti figli di commercianti o di ristoratori, insomma, che hanno vissuto il momento della scuola combinandolo col momento di bisogno della famiglia, che era la gestione di un'impresa. Mi ritengo una persona assolutamente fortunata, insomma, la mia esperienza mi ha portata con la mia famiglia, perché ho 43 anni a gestire un'azienda importante nella città di Milano. Ma sono arrivato, ho potuto gestire questa attività con i miei fratelli, con la qualità che ci è stata riconosciuta, ma perché ho avuto la fortuna, insomma, di studiare e lavorare contemporaneamente, perché finita la scuola nel periodo ottobre-giugno, insomma, si andava in negozio, e andare in negozio vuol dire aiutare a fare le cose più modeste, più umili, per cui mi ricordo che il lunedì c'era il problema della macellazione, il martedì c'era il problema di preparare le carni, il mercoledì c'era il giorno dei salumi, il giovedì c'era il tema della trippa, perché allora il venerdì era il giorno della trippa, e così tutti i giorni. Oppure in estate era il tappabuchi che serviva ad organizzare il piano ferie nelle imprese e nelle attività dei miei fratelli. E studiare quando è che si studiava? Si studiava quando c'era tempo, e guai a prendere poi brutti voti a scuola, guai a essere rimandati perché saltava il piano scuola e il piano ferie dei dipendenti, guai a essere bocciati perché se fossi stato bocciato avrei fatto la fine del mio fratello che mi ha preceduto, che il giorno dopo la bocciatura si è finito in negozio a fare i lavori che poi è stata la sua fortuna, insomma. Però nonostante questa combinazione scuola-lavoro mi sono diplomato. Mi sono anche laureato in economia e commercio alla Cattolica, grazie anche alla fortuna di avere un'università nella mia città che organizzava corsi per gli studenti, i lavoratori, ma questa esperienza di vita cosa mi ha insegnato? E questo lo trasferisco soprattutto ai ragazzi, a cui dico che i sacrifici che state facendo adesso sono da considerare investimenti per il vostro futuro. Allora, questa alternanza scuola-lavoro personale mi ha insegnato innanzitutto a dare valore al tempo, insomma, non ho mai buttato via un minuto della mia vita cercando di combinare le tante cose che facevo, dallo studio al lavoro, anche al divertimento, perché un giovane non può evidentemente non pensare anche a quelle che sono le cose piacevoli della vita. Ho imparato a dare valore ai soldi, perché questi lavori, anche se maltrattati dal punto di vista degli ordini, insomma, prevedevano anche una parte economica, e quando i soldi li guadagni con sacrificio, li risparmi, e dai il giusto valore anche al risparmio, al valore economico che sta dietro i soldi, insomma. Terza cosa importante, ho imparato a dare valore ai sacrifici dei miei fratelli, dei miei genitori, insomma, perché li provavo sul campo. Ho imparato a coltivare le ambizioni, perché in negozio si cercava sempre di migliorare quella che era le modalità di vendita, le modalità di esposizione della merce. Ho imparato anche a capire i bisogni delle gente, perché ai miei tempi c'era gente che pagava una volta al mese, c'era gente che faceva attenzione alla spesa. Ho visto molte volte i miei genitori e i miei fratelli così regalare anche dalla merce persone che stavano peggio di noi.
ho imparato ad avere pazienza, e poi se poi questa caratteristica, se avete la sfortuna di diventare rappresentanti di categoria, ne dovrete avere molti, insomma, perché allora si diceva che il cliente ha sempre ragione, e per gestire al meglio un cliente ci vuole assolutamente un'importante dose anche di pazienza, che serve sempre nella vita. E poi ho imparato tantissime altre cose, poi dallo sport che ho fatto evidentemente a livello dilettantistico in modo molto inferiore, ho imparato anche a perdere, che sono anche questi aspetti che sono molto importanti nella nostra vita. Per cui la conclusione di questo bel progetto, per la quale ringrazio chi ci ha lavorato, in particolare Moretti col suo staff della direzione sindacale di FIPE, oltre all'assistenza variegata del mondo istituzionale, ha la finalità, insomma, di dire alle imprese di attivarsi sul fronte dell'alternanza scuola-lavoro con quelli che sono i valori e le responsabilità che questa occasione comporta, agli studenti e ai ragazzi di sfruttare questa occasione nelle imprese, perché sono occasioni di vita straordinarie per crescere quelli che sono i valori che devono poi rafforzare il vostro essere cittadini di questa società. Grazie. Grazie al Presidente Stoppani, che col suo intervento ci ha già proiettato praticamente. È un caso di studio quello che in qualche modo ci ha raccontato, partendo proprio da un'esperienza che credo sia l'esperienza di molti. Chiamerei sul palco il segretario generale di Union Camere, Giuseppe Tripoli, perché Union Camere è un osservatorio molto importante, attento ai temi della formazione e con un ruolo addirittura istituzionale proprio nell'affrontare i temi dell'alternanza scuola-lavoro, oltre ovviamente a essere quello il sistema delle Camere di Commercio, appunto un osservatorio privilegiato. Prego la parola al segretario generale di Union Camere, Giuseppe Tripoli. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ringrazio in particolare il Presidente Sangalli e il Presidente Stoppani per avermi invitato oggi a partecipare a questa riflessione importante sul tema dell'alternanza scuola-lavoro che la FIPE e la Confcommercio hanno avviato e stanno realizzando. È un tema importante, come veniva ricordato, è un tema strategico per le imprese, strategico per i ragazzi, per i giovani del Paese, quindi strategico per il Paese. Perché su questo tema del rapporto tra mondo della formazione e mondo del lavoro, tra scuola e impresa, si gioca un pezzo importantissimo del futuro, non solo della qualità delle imprese, ma anche della possibilità per i giovani di trovare lavoro e buon lavoro. Io mi aiuto con alcune slides, giusto per andare più rapidamente e avere così, perché possiate avere sotto gli occhi i riferimenti. Spero di riuscire. Ecco. Eccolo qui. La prima che vi mostro dà i dati di un problema che tutti conoscete. Il problema, lo riepilogo, è un problema dove ci sono margini di miglioramento enormi nel nostro paese, perché è un paese che ha tassi di disoccupazione giovanili di quella portata, dove le imprese ogni anno fanno fatica, nonostante il tasso di disoccupazione giovanile quasi al 40%, fanno fatica ogni anno a trovare i profili professionali adeguati. Noi abbiamo stimato che nel 2015, due anni fa, le imprese quell'anno hanno avuto difficoltà a trovare 75.000 profili professionali, cioè di persone che corrispondessero esattamente alle loro esigenze. Dove, voi sapete, la difficoltà crescerà perché cambia l'economia. La Commissione europea ha stimato che nel 2020 ci saranno 900.000 posizioni legate all'economia digitale che sarà difficile rintracciare sul mercato del lavoro. Ecco, questo è un tema, cioè c'è qualcosa che può essere migliorato non solo nei percorsi formativi, non solo nella qualità di ricerca da parte delle imprese, dei giovani che possono venire a lavorare da loro, ma anche nel rapporto tra mondo della formazione e mondo del lavoro. Ho messo un dato che richiamo adesso, perché vedete, noi abbiamo una grande esperienza a cui fa riferimento in Europa, che è quella della Germania. La Germania ha impostato un rapporto tra il mondo della scuola, della formazione e il mondo del lavoro molto serrato, talmente serrato che una percentuale
elevata, più del 20% dei giovani in Germania fa esperienza di alternanza nel mondo del lavoro, mentre va a scuola. È il cosiddetto modello duale, lo richiamerò poi ancora un'altra volta, perché effettivamente quello è, con tutte le differenze che ci sono tra il sistema tedesco e il sistema italiano, però è veramente una best practice, un riferimento importante, un aiuto importante per capire che cosa fare. Ed è a questo che si è anche ispirato tutta la riforma che veniva ricordata poc'anzi della buona scuola. E questo perché lo ricordava poc'anzi il presidente Stoppani, chi entra nel mondo del lavoro ha bisogno di competenze che non sono solo scolastiche. Qui viene ricordato nella slide una serie di dati che le imprese richiedono, gli elementi, di caratteristiche che le imprese richiedono come essenziali sempre di più ai ragazzi che entrano, alle persone che entrano nel mondo del lavoro. Sono competenze, come vedete, che non sono legate alla conoscenza specifica né nozionistica, tantomeno, di cose che si imparano a scuola, ma di cose che si imparano facendo esperienza, perché il grande passaggio è questo: l'esperienza che si fa stando per certe ore, per un certo periodo di tempo, in un luogo di lavoro, aiuta ad acquisire delle competenze che torneranno utilissime ai ragazzi domani quando cercheranno lavoro. Perché lavorare in gruppo, saper assumere le decisioni, lavorare insieme con gli altri con flessibilità, essere puntuali, guardate, una cosa che sapere che da quello che tu fai dipende effettivamente una conseguenza, a volte anche grave, di una cosa che fai bene o che fai male. Un ragazzo lo impara, lo apprende stando dentro un luogo di lavoro. Aggiungo un altro elemento che, ecco, questo è il tema su cui tornerò dopo. Aggiungo un altro elemento: che il momento dell'alternanza è per molti ragazzi un momento di orientamento fondamentale, cioè facendo un percorso di alternanza, andando a fare un'esperienza lunga in un'azienda. A me è capitato diverse volte di sentire dei ragazzi che dicono: pensavo di voler fare questo, sono andato a fare un'esperienza in un altro, in un luogo di lavoro che la scuola mi ha indicato, ho capito che non era quello il terreno su cui da grande avrei voluto esprimermi, è piuttosto quest'altro. Guardate che a cominciare a testare il mondo del lavoro mentre si fa la scuola è un passaggio di grandissima utilità a questo fine, anche a questo fine dell'alternanza. Questa slide invece dice un'altra cosa, dice che il tema di cui abbiamo parlato poc'anzi, questo qua del migliorare il rapporto tra il mondo della scuola, il mondo del lavoro, il mondo delle imprese, è un tema che tu lo puoi affrontare solo se fai un discorso di alleanza strategica tra il mondo della scuola, il mondo delle imprese, la realtà delle istituzioni, quelle centrali e quelle locali. Io qui parlerò di più delle camere di commercio, ovviamente. Solo se si fa un'alleanza strategica, perché è un'alleanza in cui ciascuna di queste componenti può dare un contributo a far evolvere positivamente e a ridurre quei dati allarmanti, preoccupanti che avevo mostrato all'inizio. Ciascuno può dare un contributo, il mondo della scuola, perché lavorando con le imprese aiuta le persone a trovare un rapporto più facile con l'ingresso nel mondo del lavoro, con le imprese, perché possono aiutare la scuola a costruire curricula che sono più vicini ai loro bisogni, il mondo delle istituzioni, perché può effettivamente costituire una base di riferimento e di supporto a tutti. Questa è le salto. E andrei su questa. Quello del registro dell'alternanza, perché le Camere di Commercio sono state di recente richieste di svolgere un compito importante nell'aiutare proprio questi percorsi. La legge di riforma delle Camere di Commercio ha attribuito loro una serie di compiti. Il primo è questo qui, quello di tenere il registro dell'alternanza, su cui spenderò qualche minuto, ma in più di aiutare a costruire un sistema di valutazione delle competenze. Voi sapete, ecco, la Germania, ve l'avevo detto, l'avrei richiamato ancora una volta, in Germania c'è un sistema di valutazione delle competenze acquisite facendo esperienza. Ovviamente se uno va a scuola viene valutato nell'esame delle competenze conoscitive che ha imparato, ma se uno fa un'esperienza, come la valuti quell'esperienza? È un'esperienza che ti ha aiutato, ti ha formato? Che cosa hai imparato facendo quell'esperienza? Ecco, la legge delle Camere di Commercio dice che le Camere devono aiutare a costruire un sistema nazionale di valutazione di queste competenze acquisite facendo esperienza. E poi si chiede alle Camere di Commercio di aiutare a fare quello che si chiama il placement, cioè aiutare i ragazzi, le persone, i giovani, a trovare un posto di lavoro, attraverso anche il rapporto con tutta l'organizzazione che lo Stato, le regioni hanno per aiutare a trovare un posto di lavoro.
Mi fermo un attimo sul registro dell'alternanza, proprio un attimo. Il registro dell'alternanza è stato costituito perché le imprese che vogliono fare alternanza si iscrivano qui e ciascuna scuola, ciascun utente possa sapere quali sono le imprese disponibili ad ospitare stage di alternanza presso di loro. Quindi è un registro importante. Io lo dico, c'è stato un lungo dibattito che adesso è stato superato, a un certo punto sembrava che si dovesse pagare per iscriversi, le imprese dovessero pagare per iscriversi nel registro di alternanza, tutto superato. Le imprese si iscrivono gratuitamente. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che qualunque scuola, qualunque utente, può sapere quali sono le imprese disponibili a fare alternanza, con quali caratteristiche, per quale tipo di profilo. Per esempio un'azienda può dire: io sono particolarmente specializzata in questo tipo di attività. Un ragazzo può dire: beh, quello è un tipo di attività che mi interessa. Una scuola può dire: quello è un tipo di attività che è molto coerente col percorso formativo che fa la mia scuola. Ecco perché il registro di alternanza è importante, è uno strumento di trasparenza, uno strumento di informazione, uno strumento anche di orientamento rispetto alle scuole. E il registro di alternanza ha cominciato a lavorare da qualche mese e lì abbiamo, inutile questa vela, ecco qua, e lì abbiamo alcuni numeri. Ci sono quasi 5.000 aziende iscritte e ci sono che hanno messo a disposizione circa 90.000, un po' più di 90.000 percorsi di alternanza, e lì c'è uno spazio enorme per il settore del terziario, perché sono ancora solo poco più di 400 le aziende del terziario che si sono iscritte e hanno offerto percorsi di alternanza. Ecco, io credo che questo sia veramente un campo di grande alleanza tra le Camere di Commercio e le associazioni, in questo caso la Confederazione e la FIPE, che oggi ci hanno organizzato questo evento, perché è in questo senso anche il volumetto che avete messo a disposizione oggi è di straordinaria utilità, perché solo mettendo insieme la conoscenza, la possibilità, offrendo la possibilità alle aziende di iscriversi sul registro dell'alternanza, si dà effettiva operabilità, operatività al sistema dell'alternanza. Solo se le imprese sono iscritte, solo se una scuola sa a chi può rivolgersi, quali sono le caratteristiche dell'azienda, il sistema dell'alternanza si radica e si sviluppa. Aggiungo un'ultima cosa e chiudo. Questi sono i servizi che le Camere di Commercio stanno offrendo e offriranno sempre di più. Da questo punto di vista, noi quest'anno come Camere di Commercio abbiamo avuto dal Governo, dal Ministro dello Sviluppo Economico in modo diretto, ma dal Ministero della Pubblica dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, grazie anche alla collaborazione con il sottosegretario Toccafondi, la possibilità di avere un avallo, un input, un impulso forte per dire: operate sul settore dell'alternanza e della scuola. Operate anche mettendo delle risorse fresche che sono state messe in campo e che verranno utilizzate nei prossimi anni sia per sostenere questo lavoro che ho descritto di fare alleanza sul territorio tra scuole, imprese e realtà che si occupano del mondo del lavoro, e anche per sostenere le imprese che rendono disponibili possibilità di alternanza presso di loro, offrendo dei voucher, dando degli incentivi, dei sostegni economici alle imprese che si rendono disponibili. Questo perché? Perché più vasto, più vario, più ampio è il campo delle imprese, più possibilità di fare esperienza vera, ricca, diversificata è offerta ai ragazzi. E più imprese piccole, e poi fatemi dire una cosa molto particolare: l'Italia è un mondo caratterizzato da aziende piccole e molto spesso di grande qualità. Beh, uno che fa un percorso scolastico è bene che abbia la possibilità, è utile che abbia la possibilità di sperimentare cosa voglia dire fare impresa, lavorare in un'impresa di queste caratteristiche. Ed è chiaro che le imprese piccole hanno più bisogno di essere aiutate, ad essere per esempio collocate sul registro delle imprese, sostenute nei percorsi, aiutate con strumenti come quelli che avete messo a vostra disposizione. Ma sarebbe un peccato gravissimo che non fossero sul registro, che non fossero disponibili, perché priverebbero il Paese e i giovani di fare un'esperienza così caratteristica e così speciale, specifica, che solo in imprese italiane di questo tipo si possono fare. Quindi, chiudo, io credo che il campo di lavoro sia enorme, ma quello che ne va di mezzo è veramente un pezzo di futuro importante, non solo per le imprese, perché è un dato fondamentale, solo se tu hai le competenze puoi competere, le competenze professionali, ma ne va del futuro, di una parte del futuro, del buon futuro dell'accesso nel mondo del lavoro dei nostri giovani. Grazie.
Ringraziamo Giuseppe Tripoli, segretario generale dell'Unione Camere, che ci ha portato ad affrontare alcuni temi che immagino saranno oggetto poi della tavola rotonda, le competenze cosiddette informali, le skill competence, il tema dell'economia digitale che sicuramente non sfugge a questo settore, anche se è un settore fatto a forte intensità di lavoro, cioè l'uomo c'è sempre, la formazione qualificata che spesso non si trova e il fatto che parliamo di un settore di piccole o medie imprese dove anche il tema della valutazione delle competenze diventa importante. Intanto colgo l'occasione per salutare e ringraziare a nome di tutta la FIPE il sottosegretario Gabriele Toccafondi che ci ha raggiunto e a cui affideremo le conclusioni dei nostri lavori. E invece chiamo sul palco Emanuele Massagli, presidente di ADAPT. ADAPT è un'associazione che fa studi e ricerche nell'ambito delle relazioni industriali e del lavoro. Massagli è il suo presidente e tra l'altro è uno studioso della formazione della persona e del mercato del lavoro, oltre ad avere, quindi è un esperto di alternanza formativa. Per questo a lui, oltre che per rapporti anche di amicizia e di conoscenza ormai da anni che abbiamo, vogliamo affidare una sorta di relazione introduttiva che ci prepari definitivamente poi ad entrare nel vivo con il dibattito e con gli ospiti che avremo presenti successivamente. Grazie, a te la parola. Grazie, grazie innanzitutto dell'invito a tutta la FIPE, a Lino Stoppani, al presidente Sangalli per l'ospitalità. Per me è sempre particolarmente emozionante parlare in questo contesto perché in FIPE, anche per altre ragioni, sono a casa mia, per cui è davvero con emozione e anche con un certo imbarazzo che accolgo l'invito a introdurre di fatto i lavori della tavola rotonda, e ringraziando anche per la possibilità di aver curato la prefazione a questo volume veramente utile che è stato presentato oggi. Io farò tre brevi osservazioni, che proverò anche ognuna di queste a concretizzare con un piccolo racconto, una piccola esperienza incontrata nelle attività di studio, ma quello di ADAPT è uno studio sul campo, è una ricerca applicata, non è una ricerca solo teorica, per cui alcune esperienze incontrate studiando questi temi negli ultimi anni. La prima osservazione che faccio è questa. L'alternanza, più propriamente l'alternanza formativa, è un metodo, non è uno strumento, non è un mero strumento o un mero dispositivo didattico. Non è un'opzione come le altre che il docente può decidere di adottare o meno, è una metodologia formativa. Questo non solo lo dice la legge, questo lo dice la realtà. Cosa vuol dire che è un metodo e che non è uno strumento? Vuol dire concretamente che il motivo per cui vale la pena promuovere, raccontare, diffondere l'alternanza scuola-lavoro non è un motivo di mera opportunità politica, pure giustificata dai bassi tassi di occupazione giovanile, per cui non è una strategia finalizzata esclusivamente al contrasto alla disoccupazione giovanile, certo è anche questo, ma in realtà, essendo un metodo, la verità è che non è possibile formazione integrale della persona senza alternanza, perché non è possibile formare integralmente una persona solo in teoria. Per cui c'è sempre bisogno di tenere insieme pratica e teoria, azione e pensiero, scuola e lavoro. Per cui non è un'opzione, è una metodologia necessaria per la formazione integrale della persona. E solo la formazione integrale della persona rende la persona occupabile e quindi permette il contrasto alla disoccupazione giovanile. Ma il passaggio è sempre tramite la formazione integrale della persona. E guardate, questa è una sfida fortissima, perché se è un metodo non è una strategia e basta, questo metodo è questa fase, è una fase di sfida e di ripensamento per tutta la scuola. Mi ha molto colpito, questo è il primo episodio,
Seguendo diverse esperienze di alternanze di apprendistato su un po' su tutto il territorio nazionale, sia nella istruzione che nella istruzione e formazione professionale, quella di competenza delle ragioni, mi ha molto colpito recentemente quello che mi raccontavano dei docenti. Ho partecipato a un consiglio di classe di docenti che seguono una classe di apprendisti di primo livello, per cui di ragazzi 17-18 anni che lavorano mentre studiano, esattamente, sono in alternanza, intesa appunto come metodo. Dopo le prime settimane di lavoro, si tratta di un calendario scolastico organizzato per settimane di scuola, settimane di lavoro che si alternano, dopo le prime settimane di lavoro i ragazzi sono tornati, è sempre così, entusiasti dall'esperienza in azienda, anche perché in azienda hanno visto una concretezza, una quotidianità, e anche una modernità degli strumenti utilizzati che a scuola non potevano vedere, non avevano occasione di vedere. Ecco, a differenza di quello che può pensare una certa retorica ancora molto diffusa, ma in una fascia di età che non è quella dei giovani della scuola, la loro domanda non è stata ai docenti, non è stata: ma perché sono andato a fare l'apprendistato, perché sono andato a fare l'alternanza? La loro domanda è stata: perché vengo a scuola? Perché lì, sul posto di lavoro, avevano imparato molte cose che avevano visto servigli subito. Guardate che questa domanda è pericolosa, perché la scuola serve assolutamente. È pericolosa, però è interessante per la sfida che l'alternanza sta costituendo e costituirà sempre di più per il mondo della scuola. Perché se la risposta è meramente, il tentativo di risposta sarà solo quello di provare a aggiornare i laboratori o le tecniche per inseguire il mondo del lavoro, beh, è una scommessa persa, perché il mondo del lavoro sarà sempre più avanti della scuola sulla tecnicalità. La sfida è che la scuola riscopre con l'alternanza il suo vero ruolo, che è quello della formazione di criteri, di metodi, quella di spiegare le esperienze che si vivono perché diventino giudizio d'esperienza che servono al ragazzo in tutta la sua vita e non solo nell'affrontare la singola situazione. L'alternanza quindi non è un'opzione o un mero strumento, è un metodo necessario per la formazione integrale della persona. Seconda osservazione, non è un metodo del passato, è un metodo per il futuro e nel futuro. Certo che lo abbiamo imparato da sempre, l'esperienza bellissima che raccontava prima il presidente Stoppani, una volta non era l'alternanza tra scuola e lavoro, l'alternanza era tra lavoro e scuola, cioè si lavorava e poi chi aveva tempo studiava, per cui avveniva questo al contrario in un certo senso rispetto ad oggi. Ma non è un metodo del passato, è un metodo del futuro, perché noi e le generazioni più giovani di sicuro e soprattutto i genitori di queste generazioni di sicuro, siamo cresciuti in un'epoca, in alcuni decenni particolarmente fortunati, caratterizzati dalla linearità. Il mondo era estremamente lineare e quindi la società, il tessuto economico e le politiche formative riflettevano questa linearità. Si studiava per i primi anni della propria vita, solitamente i primi 15, poi 16, poi 18, per i più fortunati 25-24, e poi si lavorava per tutta la vita, 40 anni circa, dopo i 40 anni si andava in pensione. Linearità, una linearità su cui è costruito tutto il nostro diritto del lavoro, ancora è costruito il nostro sistema formativo ed è costruito tutto il nostro welfare in realtà. Però è evidente che questa linearità oggi, non nel futuro, già oggi è saltata. Un ragazzo che entra nel mercato del lavoro oggi cambia lavoro 6 volte nei primi 10 anni, se è fortunato. È saltata linearità, non è più linearità, è discontinuità. Discontinuità tra momenti di lavoro e non lavoro, tra momenti di lavoro subordinato e momenti di lavoro autonomo, tra disoccupazione e occupazione con più datori di lavoro. Beh, come si vive questa discontinuità? E beh, superando anche la linearità del nostro sistema formativo. Avevamo immaginato, avevamo sempre pensato all'inizio formazione, poi lavoro e poi pensione, beh, ci sarà bisogno di lavoro durante la formazione, ma attenzione, di formazione durante il lavoro e poi di lavoro durante la pensione. Questo cosa vuol dire? Questo è il modo per formare i lavoratori del futuro anche. Questo cosa vuol dire? Vuol dire alternanza.
Perché si parla tanto di apprendistato e di alternanza? Per questo. Perché sempre di più nel mondo della discontinuità l'occupabilità della persona sarà garantita, lo si è detto anche prima, da competenze che non sono solo nozionistiche e non sono solo teoriche. Quando il presidente Sangalli prima parlava, se non mi ricordo male, di spirito di sacrificio, mi spiegate come si insegna lo spirito di sacrificio con le slide? Mi spiegate quale insegnante può pensare di trasmettere l'autocoscienza o la capacità di critica con una lezione alla lavagna? Quelle non sono competenze oggetto, non sono qualcosa che si può trasmettere, passare, consegnare, è qualcosa che va fatto emergere, va allenato. Ma per allenare, per far emergere competenze di natura personale, bisogna vivere, bisogna fare esperienza. L'alternanza è questo, è una modalità per fare esperienza e quindi, ripeto ancora, formare integralmente la persona, teoria e pratica. Formare integralmente la persona. Terza osservazione. Noi abbiamo in Italia vissuto 7 riforme del lavoro più o meno negli ultimi 7 anni, diversi interventi sulla scuola, da ultimo una importante riforma che è quella della buona scuola. Bene, è evidente a tutti, secondo me, ormai i tentativi, riforme tra l'altro tutte molto diverse come visione, come concezione, come tecnicalità, e che bene o male hanno avuto esiti tutto sommato simili per quanto riguarda il mercato del lavoro giovanile. Questo perché? Perché è evidente a tutti che per intervenire sul mercato del lavoro dei giovani non serve più pensare a nuove riforme del lavoro. Molto più incidente, anche per l'occupazione dei giovani, se c'è questa preoccupazione, sono le riforme della formazione. È la qualità di ciò che i giovani incontrano prima dell'impatto col mondo del lavoro. Perché quando poi impattano col mondo del lavoro è già troppo tardi e gli interventi non possono anche essere in emergenza. Mentre certamente ci deve essere qualche ragione sulla difficoltà dei nostri giovani nel mercato del lavoro da ricercarsi nella qualità della scuola e università che incontrano. E allora è importantissimo intervenire su riforme della formazione, non tanto in termini di struttura, ma in termini di programmi e ancora una volta in termini di metodo. Per questo l'alternanza è il contenuto più originale della buona scuola, perché è l'unico, non è forse l'unico, ma è il più incisivo contenuto che stravolge i programmi, i contenuti di quello che si insegna. Non interviene sul numero di insegnanti o su dove li colloco, ma interviene su cosa insegnano gli insegnanti, che è molto più centrale per l'educazione dei giovani e per la loro occupazione. Attenzione, dico per l'educazione dei giovani, perché ormai sulla valenza formativa del lavoro siamo quasi tutti d'accordo, ma sul fatto che il valore abbia anche una valenza educativa c'è ancora molta resistenza culturale. Mentre quello che è stato testimoniato negli interventi di prima, in particolare del Presidente Sangalli e del Presidente Stoppani, è la dimensione educativa del lavoro, che è qualcosa di più della sola dimensione formativa. Chiudo davvero perché sono andato oltre dicendo che se allora il punto non è tanto fare le riforme, ma con le norme che già ci sono attuare questo cambiamento, beh, allora è importante raccontare al mondo della scuola, alle imprese e ai ragazzi, anche se secondo me il primo ostacolo soprattutto il mondo della scuola. Comunque, raccontare a tutte le componenti coinvolte che l'alternanza formativa come metodo si può fare, che esiste. E questa è una responsabilità storica che FIPE ha, perché l'alternanza per chi fa ristorazione e turismo è quasi un'ovvietà, perché esiste da sempre. Ma non è un'ovvietà. Per questo chi è in questo settore ha la responsabilità anche storica di raccontare che si può fare e di far vedere gli effetti positivi che hanno non solo sul mercato del lavoro, ma soprattutto sull'educazione dei giovani. Grazie. Grazie ad Emanuele Massagli, soprattutto per i contenuti che ha portato e anche per le capacità di sintesi per spiegare con 3 punti fondamentali
quale può essere la via, diciamo una via italiana, se così si può dire, per quanto riguarda l'alternanza. Necessarietà del metodo, un metodo proiettato nel futuro, quindi formare integralmente la persona, e un invito, quasi una sfida a tutti noi, insomma, chi opera in questo settore, ad effettuarla veramente e comunque a farla diventare proprio un metodo operativo. Entriamo nel vivo e entriamo nella tavola rotonda. Solo una piccola premessa, alcuni dati e perché FIPE ha voluto fare questa cosa. Alcuni dati che ovviamente in molti casi magari saranno anche conosciuti, ma che testimoniano di come il tema dell'alternanza stia sempre più prendendo piede. Pensate che nell'anno scolastico 2014-2015, prima dell'obbligatorietà, perché con la buona scuola, come è stato ricordato, questo metodo dell'alternanza diventerà è diventato obbligatorio, gli studenti coinvolti prima erano 273.000 e solo il 54% delle scuole faceva alternanza. Nell'anno scolastico successivo hanno partecipato 652.641 ragazzi, con un incremento del 139%. Le scuole che hanno fatto alternanza sono passate dal 54% al 96%. E dove hanno fatto alternanza gli studenti? Soprattutto in imprese, anche con altre modalità, l'impresa simulata o presso altre attività. L'obiettivo che il MIUR si è dato, almeno l'abbiamo sentito varie volte dagli interventi istituzionali, è di arrivare a 1.150.000 studenti in alternanza durante il prossimo anno scolastico e 1.500.000 a regime. È un obiettivo sicuramente ambizioso, ma che probabilmente dovrà essere raggiunto. È stato detto già molto per facilitare il compito poi della tavola rotonda. L'alternanza è un metodo, quindi con l'alternanza viene introdotto in maniera universale un metodo didattico e di apprendimento, e l'alternanza rispetto ad altre forme che noi abbiamo conosciuto, il tirocinio, lo stage, è qualcosa di diverso, anche se poi il tirocinio o lo stage sono parte o comunque sono una modalità con cui si declina l'alternanza. I vantaggi, perché si dovrebbe fare l'alternanza, soprattutto vista dal punto di vista delle imprese, ma forse per le imprese può contribuire ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economica produttiva e ai bisogni di professionalità di un mercato, di un territorio, può valorizzare la propria capacità formativa investendo nella qualificazione dei giovani, può migliorare le relazioni con il territorio circostante acquisendo una visibilità e una reputazione che è importante per un'impresa, e quindi accrescere una consapevolezza in termini di responsabilità sociale dell'impresa. Sono temi tutti importanti che tra l'altro anche lo stesso Pontefice ha richiamato in un suo recente intervento, da alcuni criticato, da altri molto apprezzato. Poi il giudizio di ognuno, credente o non credente, lo lasciamo alle nostre menti. E direi però di ricordare perché FIPE ha voluto fare questa iniziativa, soprattutto per presentare anche questo manuale, che ovviamente, parlando di ristorazione, l'oste dice che il vino è buono, ma non perché lo abbiamo fatto noi. Spero che il riconoscimento, anzi ce l'auguriamo, venga soprattutto dall'esterno. E come avete visto, abbiamo voluto fare una cosa che le imprese dovranno leggere. Molte volte questi manuali, purtroppo, li scriviamo, ci mettiamo anche noi dentro, e forse non li leggono neanche quelli che li hanno scritti. E quindi abbiamo voluto soltanto sintetizzare questo manuale in alcune regole fondamentali. Chi? Lo studente. Che cosa può fare lo studente in azienda?
quando lo può fare, quindi come si possono muovere, e sentiremo delle esperienze che già stanno lavorando per accogliere gli studenti in alternanza, le caratteristiche che deve avere un'impresa, tenendo conto del fatto che, come è stato già parliamo ad un tessuto principalmente di piccole e medie imprese, quindi alcune criticità credo che debbano venire fuori, essere evidenziate, rappresentate e magari trovare anche il modo per risolverle, con quali mezzi, quanto può durare l'alternanza, in che modo si può fare e perché, perché può essere vantaggiosa fare l'alternanza. Io non voglio rubare altro tempo al dibattito che sicuramente sarà interessante, allora vi do solo una indicazione di come lo vogliamo svolgere. Noi avremo degli ospiti che intanto adesso invito a raggiungerci qui sul palco, la dottoressa Lucia Sansovini di Autogrill, prego. La professoressa Rosalia Trigilio, che è referente del progetto ASL per l'Istituto Lombardo Radice, il presidente di Renaia, professor Ilario Ierace, Moreno Cedroni, chef patron del ristorante La Madonnina del Pescatore e presidente anche di Marche Centrali, quindi il nostro presidente FIBE. E poi abbiamo il dottor Stefano Salina, che è il direttore del CAPAC, citato dal presidente Sangalli in apertura, e il dottor Davide Bartesaghi, che della società Impresa, che si occupa appunto di formazione, vedremo con aspetti molto particolari. Alterneremo la tavola rotonda con dei casi specifici che chiamerò io sul palco per delle testimonianze significative dei nostri settori. Quindi io direi che possiamo partire e ho considerato, professor Ierace, di partire proprio dalla scuola. La scuola è stata varie volte nominata, anche le imprese, e quindi direi che possiamo partire con lei. Dicendo una cosa, professore, noi ci siamo sentiti molte volte, in molte occasioni, FIPE e Renaia, oltre ad aver sottoscritto un protocollo d'intesa che mi pare stiamo validamente attuando con una serie di iniziative, alcune si vedono di più, altre si vedono di meno, ma significative. E quindi il rapporto della scuola e l'impresa è fondamentale. La domanda, diciamo, o le domande che le farei sono più di una. Intanto, se è tutto oro quello che brilla, perché molte volte su questo tema si passa da eccessivi pessimismi, le scuole non funzionano, le imprese non funzionano, e invece a momenti di grande esaltazione. E l'altra, vorrei dire, forse non cominciamo da zero nel panorama degli istituti professionali della ristorazione, dell'enogastronomia e dell'ospitalità con questa nuova edizione, come si chiamano, perché potremmo dire, come citando Massimo Troisi, che almeno ricominciamo da tre. Prego. Grazie, dottor. Ecco, adesso sì. E grazie dottor Moretti per queste parole di apprezzamento e anche per la vicinanza dimostrata in questi anni. Un saluto e un grazie anche al presidente Sangalli e al presidente Stoppani per l'invito per questo importantissimo convegno. Per me è un invito a nozze, nel senso che il tema mi è congeniale. È da 23 anni che faccio il preside, amo ancora chiamarmi preside, anche se negli anni poi c'è stato il cambiamento da preside a dirigente scolastico, ma io mi sento preside fondamentalmente e andrò in pensione da preside. È un habitus mentale, al di là di tutto, no? Che amo conservare. Ecco, ma non è questo. Ho sentito dire dal presidente Stoppani di un rapporto storico. Quindi non solo la vicinanza di questi ultimi anni dopo la convenzione, il protocollo, ma un rapporto storico. E mi è piaciuto molto questo, no?
E questo testimonia che c'è familiarità anche, no, con il mondo che voi rappresentate, no? E non da adesso, da sempre, no? È vero che l'alternanza è stata istituzionalizzata per legge, con la legge 107, no, nel 2015, però noi degli studi professionali noi la praticavamo almeno dal 92, col famoso progetto 92, la cosiddetta terza area, che era l'area di cosiddetta professionalizzazione. Nell'area di professionalizzazione sono intervenute molte vostre esponenti come esperti, no? All'interno della cosiddetta terza area il momento dello stage era un momento previsto e strutturato, non occasionale, tutt'altro. E quindi è un'esperienza che viene da lontano. È vero che con il riordino 7 anni fa la terza area l'avevamo persa e l'ASL veniva demandata in qualche modo alla progettualità delle scuole. La progettualità delle scuole in qualche caso brillava, in qualche altro meno. L'Italia è lunga e sappiamo che le situazioni sono le più diversificate. Però diciamo che noi in generale non l'abbiamo mai abbandonata, ci abbiamo sempre creduto, chi più chi meno, a seconda della provenienza, però l'abbiamo sempre abbandonata, non l'abbiamo mai abbandonata. E devo dire che i nostri ragazzi l'hanno praticata, anche loro l'hanno da sempre praticata, anche in maniera informale, i cosiddetti extra nel fine settimana, nei periodi di festa, in maniera anche a volte un po' rischiosa, se vogliamo, sotto alcuni profili, profilo giuridico, normativo. Adesso io non voglio stare a rimpiangere quei tempi, per carità, però amo citarlo perché si trattava di esperienze che in genere gli insegnanti tecnico-pratici dei nostri istituti favorivano, le scuole in generale favorivano, perché si vedevano dei benefici. Un beneficio poteva essere quello in qualche modo di assicurare l'autonomia personale del ragazzo, che in qualche modo guadagnando qualcosa riusciva anche un po' a mantenersi anche nella vita come nello studio, magari a volte anche a dare un contributo alla famiglia facendo degli extra e mettendo in atto le esperienze fatte a scuola, realizzando, diciamo, quelle esperienze che potevano avere un'utilità come beneficio personale, beneficio per la famiglia, ma anche per la formazione stessa, perché poi c'era un ritorno anche dal punto di vista formativo. Queste esperienze non erano fine a se stesse, erano esperienze che formavano anche dal punto di vista professionale e non solo. Ecco, fatta questa premessa, è chiaro che siamo arrivati all'appuntamento con la legge 107, siamo arrivati preparati, il sottosegretario lo sa, insomma questa sfida non ci ha mai preoccupato. Tant'è vero che anche la convenzione con FIPE precede la legge 107, la legge 107 di luglio e la nostra convenzione di marzo, no? Cioè, ma non perché volevamo arrivare prima, perché i tempi erano maturi, insomma, cioè, non c'è costato granché. Ecco, no? Ecco, e quindi sono qua a sottolineare questo. Certo, adesso bisogna farlo in maniera strutturata, con un monte ore dato. C'è il grande problema della valutazione, no? Che non è un problema da poco, perché si tratta di riportare poi in ambito scolastico la valutazione fatta dal tutor aziendale, ma non solo, anche dal tutor scolastico insieme, ma allargata all'intero consiglio di classe, coinvolgendo più discipline. Questa è sicuramente una sfida che non è una sfida da poco. Ecco, l'integrazione passa anche attraverso questa dimensione. Una chicca che è questo volumento. Noi come Rete Nazionale abbiamo prodotto un quaderno di lavoro che è ancora sul nostro sito, anzi se mi ha autorizzato pubblico anche questo, visto che lei è stato gentile di anticiparmelo online, ce l'ho già, quindi basta, a rientro posso già pubblicarlo e renderlo disponibile anche per i nostri insegnanti. Daremo una veste diversa magari. Da lei, insomma. Certo. Comunque l'idea di diffonderlo, perché ne vediamo l'utilità anche dal nostro osservatorio, ma noi comunque eravamo preparati a questo, nel senso che abbiamo prodotto un nostro quaderno di lavoro che è servito allo stesso ministero poi per la guida operativa che è venuta dopo. Non dico che, insomma, ma molti spunti sono venuti da là, in un certo senso abbiamo arato il terreno e questo non è male. Ecco, l'ho scorsa ieri sera con molto piacere, lei mi dice che non c'è una perfetta identità, ma insomma credo che la sostanza era quella che lei mi ha anticipato, no? E ho colto questa valenza, quella
non solo la valenza formativa, ma quella educativa che sottolineava qualcuno prima, no? Ecco, questa attenzione alla formazione integrale della persona, che deve essere una preoccupazione comune. Questo veramente ci fa piacere, perché in questi anni è capitato a volte sentirci semplicemente rimproverate, nel senso di dire che i ragazzi non sono preparati, ma il nostro compito non è solo quello di prepararle dal punto di vista tecnico, è anche di prepararle come persona. E da noi non arrivano le elite, il più delle volte arrivano ragazzi anche problematici, borderline cosiddetti, e la scuola diventa un'occasione per loro di riscatto anche sociale, non solo professionale. E allora, rispetto a questo lavoro, quel lavoro prezioso che noi facciamo e facciamo molto volentieri, no, è importante che le aziende lo sentano anche loro, condividano questa preoccupazione di formare non solo i futuri professionisti, ma anche i futuri cittadini. E qua c'è in ballo, anche se vogliamo, la responsabilità sociale della scuola, ma anche dell'impresa, che anche in questo deve essere coincidenza e non ci può essere discrasia. Ebbene, ho colto in questo volumetto non solo le preoccupazioni dal punto di vista tecnico e organizzativo dell'alternanza, ma anche questa attenzione alla persona, no? La persona che viene all'azienda, che si approccia al lavoro, al mondo del lavoro, al mondo dell'impresa. E questo sicuramente è un bene. Ecco, credo che nel giro di tavolo poi ci sarà un'altra occasione per tornare. Volevo solo fare una piccola provocazione, c'è anche il sottosegretario, ma le risorse, perché molte volte sento dire certe cose non si possono fare o è più difficile farle perché le risorse, non voglio metterle in difficoltà, però magari forse su questo... Beh, oddio, non sono anni... per scialacquare per nessuno, credo, sicuramente si agisce in ristrettezza, però con la buona scuola sono venuti anche dei finanziamenti anche stabili alle scuole, meno prima molte erano legate alla progettualità, anche alla decisione degli uffici scolastici regionali, che nel caso del Veneto si regolavano così, nel caso della Lombardia in un altro modo ancora, bastava spostarsi poco più in là, cambiavano ancora, no? Adesso c'è una continuità di erogazione del finanziamento che corrisponde a dei parametri dati, che quindi garantisce una certa sicurezza, però le risorse vanno intese in senso lato, non solo come risorse finanziarie, perché per dire il problema dei posti, no? Cioè, il numero dei posti offerti di alternanza. Io ho visto i dati presentati prima da Union Camera, quelli ufficiali sono veramente poca cosa rispetto al fabbisogno. Se pensiamo al 1,5 milioni di ragazzi coinvolti l'anno prossimo, siamo veramente sotto. Poi ci sono realtà. Nel caso del mio istituto a Jesolo, io vivo in una realtà privilegiata, molto privilegiata da questo punto di vista. Noi abbiamo una lista di oltre 500 partner, nessuno dei quali ha tinto dalla lista dell'Union Camera, perché non ce n'è bisogno. E dei 300 partner riusciamo a mandare ragazzi, dei 500 partner hanno più di 300, quindi ci saranno almeno 200 imprese che resteranno deluse in un certo senso, che pur avendo dato la disponibilità non vedranno arrivare nessun allievo del Cornaro, e anche questo può essere motivo di delusione dal loro punto di vista. Poi ci operiamo magari girando la disponibilità ad altre scuole, il fatto che io sia presente alla rete, questo facilita i rapporti, noi in qualche modo fungiamo da tramite, e questo va bene, un modo anche questo per fare rete, però ci sono situazioni e situazioni. Io mi rendo conto che in alcune aree del paese non sarà facile trovare i posti per tutti i ragazzi e trovarli nelle vicinanze senza doverli costringere ad andare fuori sede, a sobbarcarsi spese anche. E chi se le sobbarca? La scuola? Basteranno i fondi ministeriali o dovranno subentrare le famiglie, dovranno subentrare le imprese? Qualcuno dovrà sopperire, no? Poi c'è il problema anche della minorità, i ragazzi del terzo anno non sono ancora minorenni e sono sotto la sorveglianza di chi nel periodo extra lavorativo, nel periodo di permanenza, magari anche lontano da casa? E chi farà da tutor nei momenti extra lavoro, diciamo, chiamiamoli così? E sono tutti aspetti che non vanno sottovalutati. Una conclusione, cioè una prima conclusione, no? Ecco, io credo che l'obbligatorietà per l'istruzione tecnica e professionale fosse dovuta obiettivamente. Quella liceale, non lo so, qualche dubbio mi rimane, so che in Europa siamo uno dei pochi paesi. Forse valeva la pena introdurla in via sperimentale, in maniera più graduale. C'è stata una spinta forse eccessiva e, almeno dalla mia visuale, vedo colleghe dei licei, vedo licei che veramente ce la stanno mettendo per riuscire in questa impresa che per loro è una novità.
vedo altre realtà dove si tende più che altro a far fallire l'esperienza, a dimostrare che non serve a niente più che a far valere la valenza positiva a quella negativa, e questo non è un bene. Grazie, grazie Presidente, grazie Preside. Ha toccato diversi aspetti, fondati soprattutto su una grande esperienza e quindi su una esperienza che le scuole di questo settore hanno già maturato, ma ha posto anche alcune criticità che ovviamente saranno oggetto anche delle discussioni della tavola rotonda che stiamo proseguendo. Vorrei coinvolgere Moreno Cedroni, perché se la scuola ovviamente deve svolgere un ruolo, le imprese ovviamente anche loro hanno una responsabilità dal punto di vista della gestione poi di metodi di alternanza scuola-lavoro, e sappiamo che, perché ne abbiamo parlato anche altre volte, che non sempre è molto facile per le imprese. La Madonnina del Pescatore è un posto dove si vive un'esperienza andandoci a cena o a pranzo. Probabilmente in questi locali, parliamo di locali stellati, 2 stelle per Moreno Cedroni, anche chi può fare un'esperienza chi può andare lì può fare un'esperienza, ma deve essere assolutamente preparato. Ecco, come accogli e come si sentono poi i giovani quando vengono lì, e se ci sono delle criticità che possono essere smussate? Grazie, buongiorno a tutti. Allora, prima di risponderti, volevo un attimo fare una riflessione su quello che è stato detto prima dibattito proprio questo. Perché praticamente finalmente FIP ha fatto una cosa grandiosa con questo volume, ha in un certo senso secondo me battuto il pugno sul banco e ha detto adesso c'è questo e si deve fare. Perché per anni, per decenni, abbiamo avuto una situazione, mi dispiace Preside, ma completamente diversa. E io mi chiedevo sempre, ma ste 2 settimane, sti ragazzi, cosa ci vengono a fare nei ristoranti? Cioè, cosa ci vengono a fare? E per decenni è andata avanti questa situazione. Nessuno ha mosso un dito. Tutti sono stati a guardare. Detto questo, io dal 2003 al 2005 sono stato presidente dei giovani ristoratori, quindi sono andato spesso in Europa, e l'Europa funziona in maniera diversa. Quindi quando Sergio ha detto questa è la via italiana, no, deve essere la via europea. Allora, in Europa è tutto completamente diverso. Ho avuto, vi racconto questo, non è un aneddoto, cosa è successo. Nel 2003 ho organizzato un concorso a San Patrignano con tutti gli istituti alberghieri italiani. È stato sicuramente un grande evento, e 20, almeno ce n'erano 20. E fu bellissimo perché c'era la squadra dell'istituto alberghiero, il giovane ristoratore, il ragazzo della comunità di San Patrignano, perché lo realizzammo lì. E la scuola di Strasburgo. Fu incredibile vedere come le scuole italiane erano completamente diverse. Vedevi i ragazzi in sala, chi era vestito con abiti folcloristici, chi aveva ancora il tovagliolo portato nel braccio, chi serviva con i guanti. Vedevi i ragazzi di Strasburgo vestiti come ci si deve vestire in un ristorante, quindi scarpe perfette, nero, giacca, e nei movimenti non avevano guanti, non avevano tovaglioli al braccio, e quindi ho detto accidenti, allora vuol dire che la scuola là all'estero guarda i ristoranti. Diciamo, parliamo di ristoranti stellati, se la guida Michelin è presente in tutto il mondo c'è un valore. E mi sono sempre detto, ma perché in Italia nessuno guarda cosa succede nei ristoranti stellati? Perché? Allora poi, analizzando queste cose, ho visto che in Italia ci sono delle problematiche. Anche questa alternanza scuola-lavoro, che ha delle ore che fissate, no? Vi devo riportare una cosa triste di Senigallia, no? Senigallia è un po' una città simbolo per le Marche, perché ha 2 ristoranti a 2 stelle in 5 chilometri, quindi ha qualcosa di unico. E una commissione dell'istituto alberghiero ha deciso che
l'alternanza scuola-lavoro sarà solo di 100 ore perché è sfruttamento del lavoro. Allora, dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare se intanto quando andiamo in Europa vediamo le cucine dei nostri colleghi con tanti stagisti? Perché la regolamentazione degli stage è interessante in tutti i paesi della comunità europea, solo in Italia è restrittiva. Ma detto questo, se lo stage che io per tanti anni ho portato avanti per fare delle migliorie è stato sempre fermo lì all'angolo, perché se in Italia si considera ogni miglioramento nel senso di migliorare le competenze del ragazzo che a scuola purtroppo non le ottiene, viene considerato che è uno sfruttamento, noi non andremo da nessuna parte. Infatti fino adesso noi siamo fermi. Allora mi riaggancio alla tua domanda iniziale. I nostri ristoranti sono un po' come quello che erano le botteghe nel Rinascimento, cioè da noi i ragazzi imparano, e come si imparano? Ma dalle robe più normali. Qual è una cosa più normale in un istituto alberghiero? E sa Presidente, mi dispiace una cosa, che nelle scuole, no? Non è colpa sua, faccio un genere, dove purtroppo non c'è un miglioramento, dove non ci sono investimenti, c'è stata la fortuna negli ultimi anni di avere un sacco di iscritti, migliaia di iscritti, grazie a cosa? Grazie alla cucina italiana portata avanti da autori che ci sono fatti conoscere nel mondo e hanno portato questa crescita. Non diamo solo merito o colpa alla televisione. Certo, ben venga la televisione che ha aperto i riflettori su un campo ben importante del turismo italiano, perché l'enogastronomia è importantissima nella bilancia commerciale del turismo italiano, quindi vuol dire che conta. Allora, le nostre sono delle botteghe artigianali, quindi chi viene deve essere accolto dai lavori più bassi. Allora, arriva un ragazzo di sala e dice, ma devi fare le pulizie. Ma a me non mi è stato detto che devo fare le pulizie. Ma sì, guarda, è uno come uno degli altri lavori. E, in cucina, guarda, il taglio, qual è la cosa più importante che un ragazzo deve fare in cucina, una delle più importanti, saper tagliare. Banale, no? Quindi abbiamo sempre detto, ma i giapponesi sono più bravi di noi a tagliare, e io ho sempre risposto, ma perché? Qual è la differenza tra un chirurgo di Roma e un chirurgo di Tokyo? Non ci sono differenze, entrambi hanno fatto le stesse scuole, entrambi sanno usare il bisturi, entrambi sanno come è fatto il corpo umano. Qual è la differenza fra il cuoco di Roma, inteso italiano, e il cuoco di Tokyo? Abissale. Perché entrambi non hanno fatto le stesse scuole, non hanno fatto le stesse esperienze, non conoscono il coltello. Quindi, cosa succede? C'è un altro problema, le famiglie. Quando il ragazzo in Giappone va a scuola e per 2 mesi taglia sempre e fa quel taglio con precisione, va a casa e dice ai genitori, i genitori gli chiedono, cosa hai fatto oggi? Ma ho tagliato sempre le carote, bravo, le devi tagliare sempre meglio. Il ragazzo italiano va a casa e racconta ai genitori, oggi ho tagliato sempre le carote, genitori, domani vengo dal preside e gli dico che ti deve cambiare lavoro. Quindi per dire, c'è anche una colpa delle famiglie con questo. Allora, se vogliamo che i nostri ragazzi diventino bravi, diventino competitivi, devono venire nei nostri ristoranti. Naturalmente il volume è tecnicamente perfetto, direi come come nello sport, il campo, parlando del tennis, c'è il campo perfetto, gli spalti, gli spogliatoi, le racchette, e ci sono un pochino da vedere delle regole, ecco, che giustamente se è libero arbitrio dei professori mandare i ragazzi dove vogliono, è giusto, ecco, che se c'è un ranking dei ristoranti, è giusto che nei ristoranti con un punteggio più alto vadino i migliori. Naturalmente questa alternanza cosa genera? Genera anche il lato positivo, che uno in poco tempo impara molto e vede che quello sarà il suo lavoro, il suo sogno che porterà avanti, ma al contrario vedrà anche in poco tempo che in quello non sarà il suo sogno e quindi cambierà
sicuramente alternativa. Concludo brevemente con una cosa, che l'esempio tra la scuola e noi ristoranti, quindi noi botteghe, la scuola non investe, noi investiamo continuamente. E la scuola ha insegnanti per lo più giovani, e noi abbiamo molta esperienza. La scuola molte volte è un centro di collocamento per hotel, noi invece scegliamo chi veramente ha il talento e la passione dentro. Quindi, detto questo, direi che possiamo proseguire la tavola. Grazie, ecco. Grazie. Grazie a Moreno Cedroni, che come è esigente sperimentatore nella cucina, mi pare che è così esigente e molto attento a come l'alternanza, e soprattutto ci richiama, credo, a guardare, ad allargare lo sguardo anche oltre i nostri confini, nei quali molto spesso invece ci restringiamo. Hai detto, Moretti, visto che sono stato chiamato, mi consenta due battute. Le consento subito, Preside. Sia gentile. Un attimo. Perché... una cosa però su cui una riflessione importante è che mi pare, poi può dar modo anche di ulteriori riflessioni, è il fatto che molto spesso quando si parla di ristorazione, anche con certo giornalismo d'inchiesta non troppo, almeno dal mio punto di vista, corretto, si pensa appunto ai luoghi di ristorazione o ai pubblici esercizi come posti in cui c'è uno sfruttamento del lavoratore, perché si lavora tanto, si lavora fino a tardi per imparare da chef come Moreno Cedroni o da maestri importanti. La stessa critica non viene rivolta quando per esempio si va a lavorare in uno studio di un grande architetto, pensiamo a Renzo Piano o ad altri, dove magari l'apprendista sta lì anche la notte per apprendere quelle cose fondamentali. Quindi forse anche dal punto di vista di chi fa opinione, prego Preside, non so se questo sì, può dare ulteriore... Sì, velocemente, perché sparare sulla Croce Rossa è una cosa facilissima e oggi sparare sulla scuola è estremamente facile. Poi la difesa d'ufficio magari la farà il sottosegretario, non sono la persona più adatta a farlo. Ecco, detto questo, il problema non è tagliare le carote o pelare le patate. Quando il ragazzo per 400 ore pela solo patate, pela solo carote, e purtroppo ci sono anche queste realtà, ma io non sto qua a fossilizzarmi su questo. Questo io la considero un'anomalia, non lo considero la norma. Se fosse così ci sarebbe veramente a mettersi le mani nei capelli. Ecco, io mi sarei aspettato un po' di autocritica anche, non solo sparare sulla Croce Rossa, quella è estremamente facile, è un gioco facile. Oltretutto sappiate che sono 200.000 i ragazzi che frequentano i nostri istituti, più di 200.000, è un fenomeno che andava accompagnato sicuramente dal Ministero, ma anche da tutti gli altri interlocutori, no? E sicuramente i 200.000 non potranno andare tutti nei locali stellati a fare lo stage, andranno anche nel chiosco vicino a casa o lungo la spiaggia magari. Ecco, solo questo, poi sul resto... Bene, bene. Vedo che il pepe non manca a questa tavola rotonda e naturalmente... E andiamo avanti, poi ovviamente magari faremo un altro giro per dar modo a tutti di rispondere. Vorrei passare a Stefano Salina, che è direttore del CAPAC. Voi sintetizzate, mi pare, nella vostra mission che bisogna valorizzare il passato, formare il presente, costruire il futuro delle persone con le persone. Ed è, credo, uno slogan che calza molto per l'esperienza, per l'attività che voi svolgete e per il tema che stiamo affrontando. Ti chiederei anche, Stefano, una riflessione, siccome sono state evocate più volte, sulle cosiddette skill competence, no? Sulle competenze nascoste. Perché sono quelle che non è che la scuola non riesce ad insegnare, probabilmente fanno più parte
del mondo poi nelle imprese, di come saper affrontare certe situazioni, saper lavorare in gruppo, avere anche una cosiddetta managerialità diffusa che in settore come il nostro diventa preponderante rispetto ad altri sistemi di produzione come può essere l'industria. Ecco, ti lascio questo campo. In effetti il tasto on off in questi casi aiuta molto ad avviare tutto. No, io mi ero preparato, però davvero ho la preoccupazione di non sporcare alcune definizioni relativamente al tema alternanza. Mi ero preparato delle osservazioni che approfondissero sul che cos'è l'alternanza, quali sono le filosofie. Io lo vorrei omettere perché oggi, con piacere, a partire dal libro che è stato prodotto, che ho sfogliato rapidamente, ma che trovo essere interessante perché diventa guida operativa, cioè parla un po' il linguaggio, che cosa si deve fare e che cosa si può fare da un certo punto di vista. E dalle definizioni date dal dottor Massagli relativamente un po' allo spirito più profondo, cosa sta nella pancia dell'alternanza, io metterei e mi butterei un po' a capofitto perché il dibattito è assolutamente interessante e vivace da questo punto di vista. Io innanzitutto vorrei portarvi la nostra esperienza, cerco di surrogarla per intenderci, ma dove noi abbiamo iniziato una fase di ripensamento sul che cosa era il CAPA, che il CAPA che è una fondazione, opera con una formazione di circa 3.000 persone, un terzo sono dei giovani, due terzi avvio d'impresa, corsi di specializzazione e quant'altro, quindi un mondo dei giovani e degli adulti. Noi apriamo con orgoglio, lo dico sempre, alle 7:30 del mattino e l'istituto chiude a mezzanotte perché l'ultimo corso, che sono i percorsi abilitanti, arriva la gente dopo cena e viene a frequentare questo tipo di corsi. Su che cosa noi ci siamo interrogati? Nel vedere che nella formazione dei giovani ottenevamo dei risultati, dei riscontri sull'incrocio imprese, famiglie, giovani che non erano di piena soddisfazione. Abbiamo capito una cosa innanzitutto, estensione dei servizi, cioè cominciare a concepire lo studente non solo più come uno studente, ma un cliente da accompagnare in un percorso che è sì di studio, ma di accompagnamento verso il lavoro attraverso diverse strumentazioni. Quindi non dire più, e credo anche le introduzioni fatte dal Presidente Sangalli e da Stoppani hanno ben rappresentato che qui il momento della discontinuità tra si studia e poi si diventa delle persone occupate, deve finire. Deve esserci un percorso di osmosi da questo punto di vista. Che cosa noi abbiamo fatto? Noi abbiamo innanzitutto allargato, devo dire, lo dico senza politica per intenderci, noi abbiamo una fortuna che quanto introdotto dal decreto della buona scuola e Jobs Act in termini di innovazione è stato immediatamente recepito in Regione Lombardia e attraverso la legge 30 esteso anche al funzionamento per soggetti come noi. Noi siamo infatti partiti con il sistema duale. Che cosa abbiamo fatto? Reso strutturale il tirocinio curricolare, ma abbiamo nel contempo avviato il tirocinio estivo extracurricolare. Noi non possiamo fare quello che è previsto dal decreto della buona scuola, che è fuori dal percorso ordinamentale. Possiamo andare a fare il tirocinio come prevede il decreto della buona scuola, noi possiamo, peraltro chiedendo un pagamento da parte delle aziende, organizzare nei periodi estivi. Noi a questa roba qui abbiamo dato una valenza orientativa, perché nel periodo estivo sicuramente poteva essere interessante, come si diceva, anche per i giovani, trovare una piccola opportunità per tirare su un piccolo reddito e non pesare le famiglie, ma nel contempo era il momento giusto e noi l'abbiamo immaginato tra il primo e il secondo anno, tra il secondo e il terzo anno, quindi molto precoce per intenderci, per andare a fare un'esperienza che permettesse di rafforzare le scelte e la buona comprensione di cos'è un contesto lavorativo. Poi lasciamo perdere, non entro nella polemica, ma sono d'accordo, famiglie, poi tutti gli adulti che applaudivano. Dovremmo portarli tutti e renderli coscienti di quella che è stata la loro storia.
Però omettendo questo, questa roba del tirocinio extracurricolare estivo con una valenza di tipo orientativo, anche per permettere un ripensamento. Effettivamente, adesso porto anch'io un caso di terzo anno di un ragazzo, Sala, figura ricercatissima, ne avessimo, ne piazziamo quanti ne vogliamo, col genitore che torna e dice, ma è andato a fare il suo tirocinio estivo, ma sa che sta in piedi 7 ore al giorno, tu guardi, abbia pazienza, in effetti chiederemo di fare una pausa di 10 minuti, ma quel tipo di lavoro è quella cosa, quindi se l'hai scelto un po' ho sbagliato io, perché forse non ti ho dato tutti gli strumenti per poter comprendere nel contesto lavorativo, ma questa è una magnifica occasione di recuperare proprio questi errori attraverso la parte dei tirocini. Abbiamo, sono anche miope, abbiamo poi attraverso anche gli strumenti forti che a livello governativo sono stati messi a disposizione, in particolare Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro, under e over 29, per dire, non perdiamoci di vista, finito il percorso, orientati nel modo coerente, poi arrivo all'alternanza, non perdiamoci di vista, perché io ti posso riproporre dei percorsi ulteriori di alternanza attraverso Garanzia Giovani, che hanno a questo punto una valenza più di tipo di specializzazione, cioè ti aiuta ad avvicinarti al mondo del lavoro, e qualora si potesse utilizzare lo strumento dell'apprendistato post ciclo di studio, ti sto accompagnando e, positivo, c'è anche un incentivo da parte dell'azienda, cioè coniughi un processo che inizia e dura qualche anno, privo di discontinuità, in un patto che è formativo da questo punto. Aggiungo che a un certo punto, a partire da quest'anno, abbiamo anche introdotto anche 3 cose. Uno, abbiamo, dopo grande dibattito anche in Regione Lombardia, introdotto il sistema duale. Noi a oggi abbiamo tra utenti di terzo e quarto anno circa 60 contratti di lavoro, che è, devo dire, per noi è un risultato anche un po' inatteso da questo punto di vista. Ma su cosa ci sia 60 solo come CAPAC, in Lombardia sono nettamente superiori. Ma che cosa ci siamo detti parlando di sistema duale? Beh, però qui è inutile che non ce la raccontiamo. È vero, il nostro è un paese che su questi temi scotta un ritardo, ce lo diciamo con una responsabilità trasversale, non se la pigli uno, ma ce la pigliamo collegialmente, perché quando parliamo di sistema duale in Germania, io non so quanti anni ha, però so che la Mauser l'ho visitata 15 anni fa, ed era per vedere il sistema duale, che già esisteva ed era impiantato. Quindi è ovvio che noi oggi ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo bruciare delle tappe. E questo non è indifferente. Noi l'abbiamo introdotto anche pensando una cosa, noi abbiamo avuto dei rapporti forti all'inizio con la Camera di Commercio tedesca a Milano, che voleva portare ed esportare il sistema duale tedesco. Su questo, beh, però, con buona pace, diciamocelo con la massima serenità, senza che la Merkel magari se la prenda male, ma il sistema imprenditoriale che c'è in Italia è fortemente diverso da quello tedesco. Io quando sono stato alla Mauser ho visitato un'azienda da 35.000 dipendenti con a fianco la Siemens numero 120.000 dipendenti, un sistema duale iperfunzionante applicato su una scala di questa dimensione, dove è vincente secondo me il sistema duale se riusciamo a costruirlo e andiamo avanti su questa strada delle buone prassi con la microimpresa, perché la caratteristica, il tessuto, anche la grandezza, il valore che hanno in Italia, che pure vengono a studiare, che ha la piccola impresa, la micro e la piccola impresa, o noi vinciamo il terreno, la battaglia proprio su questo terreno, che è quello più complicato, o altrimenti effettivamente come numero di disponibilità sarà nettamente inferiore. Nel accelero così faccio anche una proposta, provo.
Noi abbiamo anche introdotto sull'ITS e l'IFTS, partiremo l'anno prossimo, sia l'alternanza che nel duale, quindi cercando di arrivare a un completamento dell'offerta, cioè comincia a essere per noi motivo di orgoglio prendere un ragazzo a 15 anni e lasciarlo a 22, 23, 24 magari occupato attraverso l'utilizzo dei diversi strumenti che sono a disposizione. Bene, io volevo però, concludendo se ho ancora 3 minuti, perché dentro c'è anche un piccolo pezzo di una proposta per intenderci. Io per fare questa cosa qua, insieme ai colleghi e alla Presidenza, vi porto i saluti il nostro Presidente Buongiardino che non può essere oggi presente, che cosa abbiamo fatto però? Noi abbiamo scelto di aprire il cielo esterno, quindi avere imprese che vengono, anche collaboratori, situazioni che si costruiscono anche a costo di litigarci, ma mettersi in discussione e non chiuderci come sistema. Quindi usare il mondo dell'esterno delle imprese per creare un contraddittorio con noi da questo punto di vista, effettivamente da mediare. Poi abbiamo iniziato a lavorare specializzando le persone. Cioè quando si parla di tirocini alternanza, quando si parla di apprendistato duale, quando si parla di alternanza, noi abbiamo 2 classi, scusate, in alternanza 50% del percorso proprio, quando si parla di alternanza ci vogliono delle competenze che siano in grado di interfacciare un mondo che ha un linguaggio, una tempistica, delle logiche, delle esigenze spesso differenti da quelle delle aziende. Allora, perché questo sia un elemento vincente, ci vuole una figura di mediazione, ci vuole un'interfaccia che sia in grado di colloquiare con le imprese per capire i fabbisogni, mettere a punto le condizioni dal punto di vista della presenza dell'utente perché quello sia un lavoro on the job per cui sto apprendendo delle cose, tutte le cose molto belle che sono state dette prima, però è un compito nostro, È un compito nostro da stimolare nei confronti delle aziende e nei confronti del mondo delle associazioni. Dove sta la proposta? Per cui la strategia di avere delle figure che intermediano su questo. La proposta è semplice. Qualche piccola esperienza l'abbiamo fatta. Ci sono i PON. Mi sembra che il governo ha destinato importanti risorse proprio sul miglioramento delle performance, l'innovazione nel mondo dell'istruzione, afferite al sistema di istruzione, però dando un'apertura che io vorrei fosse colta in modo trasversale. Tu questa roba non la puoi fare, puoi non farla da solo, puoi farla da solo, ma puoi anche non farla da solo. Cioè la puoi fare coinvolgendo soggetti attivi del mercato del lavoro del territorio, che vuol dire imprese, livello associativo, noi siamo in Lombardia, coinvolgiamo anche la IFP, per costruire, e ci sono delle misure specifiche che sono legate all'alternanza, ne sono già usciti 2 di bandi, ma arriveranno anche questi sull'alternanza, per costituire dei tavoli, innanzitutto per rafforzare un legame che sia un dialogo ma sia costante. È carino trovarci i convegni, ma poi bisogna trovarsi tutti i giorni quando c'è da pelare le patate, e non solo. Ma soprattutto per congiuntamente tra i diversi attori che mettono in atto la strutturazione dell'alternanza, individuare quella figura di cui vi ho parlato, l'interfaccia. E non è detto che sia né della scuola, né di un mondo associativo, né di un'azienda. Lo si decide tutti insieme. Lì sono presenti delle risorse economiche che possono sostenere questo tipo di processo. E allora io mi dico che alcuni misunderstanding nel momento in cui c'è la figura che sa interfacciare, porta le mediazioni dentro l'istituzione scolastica e porta la ragionevolezza dentro il mondo della scuola, va a coniugare effettivamente un potenziale che così possiamo raggiungere, se no diremo sempre che ognuno. Grazie. Grazie a Stefano Salina, perché ha riportato il tema dell'alternanza anche sul mondo soprattutto delle piccole imprese. In effetti la vera sfida è probabilmente lì,
anche se le difficoltà forse riguardano un po' tutte le imprese, e soprattutto per aver incentrato questa sua ultima parte dell'intervento su un tema che anche come federazione ci stiamo ponendo, con le figure dei tutor o con altre figure che si possono definire. Chi fa da interfaccia, appunto, e qui c'è un ruolo anche del mondo associativo, ovviamente tutto da esplorare. E, però non solo piccole imprese, e così vorrei, diciamo, come avevo detto anticipando, far intervenire alcuni casi. Un caso importante, un campione dell'alternanza, come li ha definiti il MIUR, è quello dell'azienda McDonald's Italia. Stefano Dedola, il direttore delle risorse umane, ci presenta questa esperienza, prego, di ecco, l'esperienza di McDonald's, che credo stia andando avanti e sentiremo adesso da lui. Grazie Stefano. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a voi, grazie a FIP e a Confcommercio per averci invitato a parlare questo molto interessante convegno e per condividere la nostra esperienza. Vorrei partire però con un'esperienza personale e autodenunciarmi, perché anch'io ho fatto alternanza a suo tempo come il presidente Stoppani, e erano gli anni 80, quindi insomma è passato un po' di tempo, e ho lavorato come portiere d'albergo, quindi rimanendo sempre più o meno nello stesso settore, e quindi conoscendo e sapendo l'importanza che ha avuto per me, per la mia crescita personale e anche per la mia crescita professionale quell'esperienza, ho sposato personalmente con grande convinzione l'opportunità dell'alternanza scuola-lavoro, ma cosa molto più importante, con grande convinzione e direi slancio, questa opportunità è stata sposata da McDonald's Italia, che è diventata uno dei campioni dell'alternanza, come accennava ora il dottor Moretti, insieme con il MIUR. Quindi vado ad illustrarvi velocemente il caso di McDonald's Italia. Ho preparato qualche slide che mi aiuterà forse a essere un po' più chiaro, e partirei raccontando brevemente solo due aspetti di McDonald's Italia. Siamo ovviamente una grande realtà presente da molti anni in questa nazione, oltre 30 anni, ma la cosa più importante direi qui di sottolineare è che abbiamo oltre 550 ristoranti, quindi siamo presenti dappertutto in Italia e siamo in effetti una realtà che può mettere a disposizione opportunità di alternanza, se non proprio per tutte le scuole sul territorio nazionale, perlomeno diciamo che un po' ci avviciniamo. Altro punto importante è ovviamente la nostra numerosità in termini di persone che vengono da noi impiegate, circa 20.000 persone, e qui c'è un dettaglio che racconta qualcosa in più delle nostre persone nei nostri ristoranti. I due punti su cui volevo richiamare la vostra attenzione sono l'81% di persone che hanno meno di 35 anni che lavorano con noi, quindi abbiamo un personale molto molto giovane, e l'altro punto è il 32% di studenti lavoratori. Quindi noi siamo un'azienda giovane che impiega giovani e che ha un ruolo, se volete, anche sociale, molto spesso, di fare da porta d'entrata per molti giovani nel mercato del lavoro. Se pensate alle persone, agli studenti che lavorano con noi, ci sono ovviamente studenti di medicina, ci sono studenti di ingegneria che poi faranno dei percorsi professionali completamente diversi, ma per il percorso di studi vengono da noi, imparano qualcosa nel mondo del lavoro, e siamo certi che imparino qualcosa anche che potrà aiutarli a lavorare meglio quando faranno il medico o l'ingegnere. Questo aspetto è riconosciuto, direi, ovunque nel mondo a McDonald's. Per darvi degli esempi, negli Stati Uniti sono molti i casi di grandi uomini d'affari che hanno incominciato a lavorare a McDonald's e che ancora ricordano la loro prima esperienza presso di noi come un'esperienza estremamente formativa. Faccio un nome per tutti: Jeff Bezos, che è il fondatore di Amazon. Ma anche in Italia, fra uomini di spettacolo, come per esempio, non lo so, Salvatore Esposito, che fa Jenny Savastano, di
di Gomorra, ha lavorato tanti anni con noi quando ancora non era famoso e quindi aveva bisogno di fare un po' di gavetta. Oppure Lodovica Comello, che adesso è diventata molto famosa e che fa anche la pubblicità per i nostri competitor, ma questo va bene, è un altro discorso. Oppure uomini politici, Federica Mogherini ha lavorato a McDonald's in UK, l'altro rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, e anche Matteo Salvini ha lavorato per noi, quindi insomma magari qualcuno sarà sorpreso, ma ha lavorato anche Matteo Salvini per Burghi. Ecco, detto questo per dire che noi coi giovani abbiamo comunque una forte familiarità e quindi abbiamo accolto con grande slancio l'opportunità offerta dal MIUR per questo progetto di alternanza scuola lavoro. Benvenuti studenti, l'abbiamo dato addirittura un titolo, un brand, proprio perché siamo estremamente convinti di questo. Abbiamo lavorato molto, alcuni mesi, col MIUR per creare un protocollo di formazione per i ragazzi che entreranno da noi e abbiamo l'obiettivo di offrire questa opportunità, come dicevo prima, su tutto il territorio nazionale. Sostanzialmente ci sono tre step in questo protocollo di formazione. C'è una prima parte di formazione che noi facciamo direttamente, ci rendiamo disponibili a fare direttamente sulle scuole, dove raccontiamo un incontro con studenti e insegnanti, chi siamo, cosa facciamo, come funzionano i nostri ristoranti, che cos'è il franchising, per esempio, che è un aspetto che ci riguarda in maniera profonda. C'è un momento successivo di formazione che avviene nel passaggio verso il ristorante, anche con un corso e-learning che abbiamo creato ad hoc sulla sicurezza del lavoro presso i nostri ristoranti, proprio per i ragazzi in alternanza. E poi ovviamente c'è un momento di training on the job, come si dice, quindi di formazione sul posto di lavoro. Che cosa faranno questi ragazzi? Il nostro obiettivo era non rivolgerci, diciamo, alla nostra area di elezione, che come per tutte le aziende che lavorano nella ristorazione e sono sicuramente gli istituti alberghieri, non solo a quelli, ovviamente siamo molto interessati e molto positivi per le opportunità con gli istituti alberghieri, ma volevamo offrire questa opportunità a tutti e quindi abbiamo a tutti i tipi di studenti e quindi abbiamo lavorato sul fatto di poter, come vedete qui, sviluppare delle competenze cosiddette trasversali. Così come i medici, i futuri medici ingegneri vengono da noi e imparano a lavorare in gruppo, imparano a relazionarsi col cliente, imparano a relazionarsi coi capi, coi colleghi di lavoro, a risolvere i problemi, allo stesso modo vogliamo offrire questa opportunità ovviamente ai ragazzi dell'alternanza. Quindi queste sono le aree su cui lavoriamo nei nostri progetti di alternanza. Direi che questa opportunità di lavorare sulle competenze trasversali è pienamente aderente a quello che diceva prima il segretario di Unioncamere, e cioè che queste sono effettivamente le competenze che servono di più per i ragazzi che escono dal mondo della scuola ed entrano nel mondo del lavoro. Ma noi non ci siamo fermati a questo, eravamo convinti di questo, ma abbiamo voluto fare un passo ulteriore e abbiamo fatto uno studio veramente con criteri scientifici, perché abbiamo coinvolto il professor Rosina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto Toniolo. L'Istituto Toniolo è l'istituto che si occupa di stilare il rapporto giovani ogni anno. Abbiamo preso un campione rappresentativo dei giovani italiani, 900 ragazzi fra i 18 e i 23 anni, e che quindi erano o in uscita o appena uscite dal percorso di studi superiore, e gli abbiamo chiesto, con il senno di poi, ovviamente ai loro tempi non c'era ancora l'alternanza oppure era fatta in maniera meno sistematica, con il senno di poi, ritieni che un'esperienza di alternanza ti avrebbe potuto aiutare durante il percorso di studi superiore? Vedete qui il risultato, siamo a percentuali bulgare, quindi i ragazzi stessi per primi si rendono conto di quanto sia importante per loro fare questo tipo di esperienza. E questo direi che è la migliore risposta a purtroppo tante proteste che abbiamo visto e tante strumentalizzazioni che abbiamo visto, che purtroppo ci hanno anche riguardato personalmente, riguardo all'alternanza scuola-lavoro.
Quindi questo stesso campione, oltre a questo, ha fatto un'altra considerazione molto importante che ha confermato la nostra opinione, che era assolutamente condivisa con il MIUR, e cioè che bisogna lavorare sulle capacità trasversali, sulle competenze trasversali. Quindi è quello il punto che la scuola non riesce a sviluppare bene e che invece l'azienda può dare nel percorso di sviluppo professionale dei giovani. Quindi tiriamo un po' le somme. Noi abbiamo iniziato purtroppo con un po' di ritardo le attività di alternanza quest'anno, solo da gennaio, proprio perché un po' vittime di qualche iniziativa che ci riguardava particolarmente in termini di proteste, occupazioni di ristoranti e via discorrendo. Però siamo partiti da gennaio ad oggi, abbiamo ospitato circa 1000 ragazzi nei nostri ristoranti, siamo molto contenti di questi numeri, però non siamo appagati, vogliamo fare molto di più e faremo molto più, ovviamente anche durante l'estate ci sono molti istituti che hanno deciso di fare alternanza nel periodo estivo e quindi proseguiremo con slancio e convinzione, come detto prima, su questo percorso. Grazie. Grazie a dottor Stefano De Dola. Da un campione all'altro potremmo dire, perché anche l'azienda, l'altra nostra associata che sto per presentarvi, non ha forse bisogno di molte presentazioni, ma è Autogrill, ma è interessante anche con loro ascoltare il progetto sull'alternanza, al quale anche FIPE in piccola parte ha dato un contributo. Soprattutto perché è stato un modo, credo, per conoscere anche per FIPE le modalità in cui una grande azienda, e quindi credo che oggi la dottoressa Sansovini, che è qui a fianco a me, ce lo spiegherà, come ha pensato di strutturare un particolare percorso con molta attenzione anche, credo, nei confronti soprattutto dei giovani che si cimentano in questa esperienza. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito e grazie davvero per la collaborazione di FIPE su questo progetto per l'anno 2017. Io vi parlo direttamente di quello che è stato appunto il caso concreto di Autogrill. Noi abbiamo affrontato il progetto Alternanza Scuola-Lavoro a partire dal 2016. Per noi è stato un pochino un pilot, nel senso che era un progetto nuovo, nuovo per noi, nuovo anche per le scuole che con noi si sono interfacciate. Abbiamo deciso di aprire questo progetto, questa collaborazione a tutti gli istituti scolastici, perché per noi quello che conta in questa iniziativa è insegnare ai ragazzi la logica del servizio, la logica di anticipare quelli che sono i bisogni del cliente. Quindi non importa quali sono le aspirazioni e i lavori che questi ragazzi andranno a fare in futuro. L'importante è che apprendano appunto la logica del servizio e a leggere il cliente che si trovano davanti, che è importante in tutti gli ambiti. Nel 2016 abbiamo iniziato questa esperienza, direi un pochino con i piedi di piombo, nel senso che abbiamo coinvolto, nonostante i numerosi punti vendita di Autogrill sulla rete nazionale, abbiamo coinvolto soltanto 70 ragazzi su quelle che sono le piazze di Milano e Roma. Questo perché chiaramente, parlando di centri città, avevamo a disposizione punti vendita più facilmente raggiungibili dai ragazzi, che in grande maggioranza erano ragazzi minorenni. Oltre al fatto che chiaramente avendo i centri di Milano e Roma più comodi appunto da raggiungere anche per noi che lavoriamo magari in sede a Milano, avevamo possibilità di controllare maggiormente l'andamento del progetto sul singolo punto vendita. I ragazzi sono stati formati dall'azienda per quanto riguarda l'8108, quindi la sicurezza sul lavoro, l'HACCP, perché poi sui nostri punti vendita si sono trovati a anche manipolare quelli che sono prodotti alimentari. Abbiamo provveduto alla formazione dei tutor e su ogni singolo punto vendita abbiamo previsto almeno una figura di tutor ogni 4 ragazzi. Tutor ovviamente scelto tra le persone dei nostri punti vendita, quindi persone che conoscono e che praticano questo mestiere da tempo. Quindi è seguito poi la formazione in aula, anche una formazione on the job, un training on the job svolta appunto dai tutor stessi che hanno seguito i ragazzi lungo tutto il percorso di alternanza. Percorso che nel 2016 è stato di 6 settimane consecutive durante il periodo estivo. Quindi abbiamo chiesto un extra sforzo ai ragazzi perché terminato il periodo scolastico gli abbiamo detto: bene, se vuoi fare alternanza con Autogrill, da domani inizi anche a lavorare.
Questo ha rappresentato sicuramente un'esperienza piuttosto impegnativa per i ragazzi, perché 6 settimane filate su un punto vendita sono impegnative dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale, soprattutto perché i ragazzi avevano appena terminato, come ho detto, l'esperienza scolastica. Abbiamo un attimo rivisto nel 2017, perché quello che stiamo facendo di anno in anno e che continueremo a fare è quello di affinare l'attività di alternanza scuola-lavoro. Nel 2017 abbiamo mantenuto le 6 settimane di alternanza, abbiamo mantenuto prevalentemente il periodo estivo, perché i ragazzi sono più liberi e questo permette anche a loro di poter terminare il corso di studi in maniera costante. Abbiamo chiesto però ai ragazzi di svolgere la prima settimana di alternanza nel periodo di marzo, che rappresenta un periodo tendenzialmente molto tranquillo per i punti vendita autogrill, permettendo appunto ai tutor di seguire passo a passo i ragazzi e ai ragazzi di integrarsi con quello che è un organico già formato, quindi di conoscere le persone, di conoscere il mestiere, di conoscere l'ambiente, di familiarizzare col mondo autogrill. I ragazzi sono poi stati coinvolti, anzi saranno coinvolti a breve, perché diciamo la seconda parte dell'alternanza ricomincia a partire dal 19 giugno, quindi svolgeranno 3 settimane nel periodo estivo tra giugno e luglio, dopodiché i ragazzi saranno richiamati a concludere l'esperienza di alternanza i primi 15 giorni di settembre, a completamento delle 6 settimane. Questo con l'obiettivo di appunto alleggerire il carico lavorativo e di permettere ai ragazzi di vedere, di fare un'esperienza tutto tondo, che si porta in pancia momenti di picco estremi, come sono i periodi estivi di autogrill, e momenti anche di calma, come il periodo di marzo o settembre. I ragazzi nel 2016 sono stati molto entusiasti di questa esperienza, diciamo, le criticità sollevate dai ragazzi ce ne siamo fatti carico, abbiamo cercato di affinarle in quello che è stata appunto l'esperienza 2017 e così continueremo a fare nel futuro. Ci eravamo posti un obiettivo per il 2017 di coinvolgimento di 240 ragazzi su 10 regioni, quindi abbiamo esteso nel 2017 il progetto a livello nazionale. Abbiamo cercato di coinvolgere anche punti vendita autostradali, che però chiaramente sono molto più difficili da raggiungere, e il risultato è che non abbiamo raggiunto l'obiettivo sperato, però per ora abbiamo coinvolto 150 ragazzi su 9 regioni d'Italia. Quello che Autogrill si impegna a fare, perché ci rendiamo anche conto che gli autogrill sotto casa praticamente non esistono, che chiediamo ai ragazzi uno sforzo in termini di spostamenti, in termini di magari abbonamento per i mezzi di trasporto, quando ci sono mezzi di trasporto piuttosto che benzina, quello che Autogrill si impegna a fare è di erogare una donazione all'istituto scolastico in diciamo misura del numero di ragazzi che l'istituto scolastico ci mette a disposizione. Questo poi ovviamente viene lasciato all'istituto scolastico la scelta di come utilizzare questa donazione, che in alcuni casi è stata utilizzata per rimborsare ai ragazzi le spese di trasporto, in alcuni casi queste donazioni sono state investite per infrastrutture scolastiche o insomma altre iniziative dell'istituto stesso, però comunque devo dire sempre, sempre buone iniziative. Grazie. Grazie a Dottoressa Sansovini anche per la sinteticità, perché cerchiamo di andare avanti con gli altri interventi. Ritornando alla scuola, abbiamo voluto aprirci, abbiamo detto, non solo all'esterno ma anche a un mondo delle scuole che non è propriamente quello a cui fanno normalmente riferimento le nostre imprese. Siccome abbiamo avuto momenti di collaborazione anche con altre scuole e in particolare con l'Istituto Lucio Lombardo Radice, che è un istituto tecnico economico del liceo linguistico, avete sentito che le aziende chiedono anche futuri lavoratori che provengano da mondi che non siano solo quello dell'istruzione professionale alberghiere della ristorazione, e proprio perché ci sono delle competenze nuove anche con l'evoluzione digitale che interessano anche il nostro settore, pensiamo a tutte le prenotazioni online, alla gestione dei siti, quindi figure che o portano ad un'evoluzione di figure già esistenti o alla creazione di nuove figure. Ce ne parla anche delle esperienze molto interessanti che sono state fatte da questo istituto, la professoressa Rosalia Trigilio. Grazie. Allora, ringrazio anche io per questo invito, per averci permesso,
per aver permesso alla scuola di essere presente, di portare la sua voce. Un po' di dati che io avevo, diciamo, trovato sono stati già detti da chi mi ha preceduta. Nel prossimo anno 1.500 ragazzi faranno alternanza scuola-lavoro, questo dice la legge. Io inizierei un po' dalle criticità. Perché voglio iniziare dalle criticità? Anche perché il mio intervento, al di là del fatto che qua stiamo in Confcommercio, quindi sembrerebbe che le scuole alberghiere o che ne so, gli istituti professionali siano più si pongano in maniera diversa da noi, questo non è vero, perché poi le problematiche dei docenti sono le stesse, quindi tutti abbiamo le stesse problematiche. E quindi io sono una insegnante di una delle 200 e più scuole superiori che esistono, a Roma, e che fa alternanza. Mi riallaccio a quello che diceva il preside Ieraci, noi facciamo, non la chiamo alternanza, noi abbiamo fatto gli stage, dal 92 facciamo gli stage, ma gli stage non sono alternanza scuola-lavoro. Chi mi ha preceduto diceva appunto che l'alternanza è una diversa articolazione della didattica di noi docenti, e non è facile. Non è facile per insegnanti, la scuola, qualcuno diceva sono insegnanti giovani, non è così, nella scuola gli insegnanti giovani sono molto pochi. E non è facile per gli insegnanti, cioè noi abbiamo trovato grosse difficoltà proprio da parte dei docenti, cioè riprogettare l'attività didattica non è cosa semplice, perché appunto si tratta di una coprogettazione, cioè progettazione, quindi la scuola e l'azienda, quindi la scuola e l'azienda insieme devono preparare un percorso di alternanza, diciamo di un certo livello, perché appunto se no ci si riduce, non so, a far fare le fotocopie ai ragazzi, oppure cose di basso profilo o che non hanno nessun legame con quello che poi è l'attività didattica. Numeri, qua qualcuno pure parlava di PON. Allora, noi come scuola abbiamo partecipato a due PON, uno già presentato sull'autoimprenditorialità, poi dirò una cosa appunto sull'impresa simulata, che è un progetto che abbiamo fatto nella nostra scuola. I PON purtroppo stiamo preparando, io sto preparando un PON proprio sull'alternanza scuola-lavoro che scade il 20, ma forse è stato toccafondi, è stato di nuovo spostato al 30, però un progetto che vede coinvolti, io ho una scuola, quest'anno forse ho mandato in alternanza 400 studenti, il PON è per 15 alunni, quindi è quello sull'autoimprendit 15 alunni. No, 15 alunni, 20 allora, non mi sfuggirà, però 20 alunni. Sull'estero sono 15 alunni, però diciamo dal punto di vista, per quanto riguarda la progettazione appunto in Italia, forse sì, mi sto sbagliando, saranno 20, però non più di là. Quello sull'autoimprenditorialità, 20 persone ha coinvolto, presentato qualche giorno fa. Quindi quello che volevo dire, i numeri sono molto piccoli. Union Camere diceva bene, anzi io ero rimasta ai dati che aveva avuto, ma evidentemente sono aumentati ultimamente. Quando ci siamo incontrati al Ministero parlavamo di 3.500, adesso ho visto che sono arrivati a 4.500, ma il problema è che hanno ragione le imprese, perché fino a poco tempo fa, poi lei ce l'ha anche ricordato, le aziende erano costrette a pagare per iscrivere al registro delle imprese. Allora, oltre che si devono prendere i ragazzi, devono anche pagare, quindi fino a poco tempo fa credo che ce ne fossero 20, 30, 40, 50, non so, veramente poche erano le imprese iscritte al registro delle imprese. Criticità, altre criticità, diceva il preside Ieraci giustamente, ragazzi di terza sono piccoli e difficilmente le imprese sono disposte a prendere i ragazzi minorenni.
Io ho fatto un progetto bellissimo l'anno scorso con Zetema, quindi i musei, ho mandato 40 alunni nei musei di Roma, hanno voluto alunni maggiorenni, un bellissimo progetto, però volevano alunni maggiorenni. Ho voluto fare questo piccolo cappello, ce ne sarebbero altri. Ah, altro problema è i tutor scolastici. Chi li forma i tutor scolastici? Nella mia scuola nessuno vuole fare il tutor. Nessuno vuole fare il tutor, perché le ore sono poche, quindi la voce del preside è diversa da quella dell'insegnante comunque, perché il preside lo vede in un modo e il docente lo vede in un altro. Le ore sono pochissime, il lavoro è tantissimo. E pure la formazione dei docenti di Toccafondi siamo un po' indietro, perché non ci sono stati tutti questi corsi di formazione, soprattutto per quanto riguarda appunto i docenti tutor. Altro elemento che mi piaceva sottolineare, parlavo anche qua con la preside, il soggetto intermedio, lo diceva, non mi ricordo chi prima, Salina, perfetto, il soggetto intermedio, io sono d'accordissimo, l'avrei proposto qua il soggetto intermedio. Io ho fatto un'esperienza bellissima, ne parlavamo con la preside perché ci siamo incontrati, in ELIS. ELIS è un ente di formazione, al quale sono iscritte una settantina di aziende, senza fini di lucro. E lì è stato, io penso, in questi, io faccio alternanza da 20 anni, alternanza, stage, perché è diverso, lo stage appunto sta dentro l'alternanza. Ho fatto veramente, credo, il primo progetto di la prima progettazione, il primo progetto di alternanza come si dovrebbe fare. Noi siamo stati 2 giorni. Io mi sono formata insieme, loro chiamano i tutor, li chiamano i maestri di mestiere. Eravamo io e Aeroporti di Roma. Quindi c'era il tutor scolastico e il maestro di mestiere ADR, di ADR. Quindi siamo stati 2 giorni, ci siamo formati, noi come docenti, io come docente, perché eravamo solo 2 scuole, una Roma e Civitavecchia, come docente, e nell'altra sala c'era il maestro di mestiere. L'ultimo giorno, il pomeriggio, ci siamo incontrati e abbiamo progettato insieme il percorso che dovevano fare i ragazzi. Quindi io ritengo che la presenza di un soggetto intermedio sia necessario, anche perché l'insegnante dovrebbe tornare un po' anche a fare l'insegnante, no? Come me credo ci saranno tantissimi altri docenti. Io quest'anno, grazie all'autonomia scolastica, ho tolto 2 ore delle mie ore di insegnamento per dedicarla all'alternanza, ma non sono nulla, perché una scuola, nella mia scuola, appunto abbiamo 2 indirizzi, l'economico e il liceo. Per l'economico non abbiamo problemi, perché facevamo appunto stage già da tanti anni. Per il liceo, come diceva il preside, ci sono seri problemi, perché gli insegnanti non sono preparati a questo tipo di attività. E siamo in periodo di scrutini, vogliamo parlare di valutazione, Toccafondi? La valutazione è, voi avete nella legge 107, si parla di valutazione di processo e valutazione di risultato. La valutazione di processo viene fatta dalle aziende, quelle che voi abbiamo sentito fino adesso, le soft skills. E quindi l'azienda è quella che poi va a valutare tutte quelle competenze trasversali che in effetti noi scuola difficilmente riusciamo, no? A comunicare, a trasmettere, perché appunto si insegna sul campo. Ora, io feci già l'altra a maggio, i primi di maggio, questa domanda a Toccafondi. Perché è un problema non solo della mia scuola, ma di tutte le scuole. Poi la valutazione deve ricadere su tutte le materie. Come fa a ricadere su tutte le materie? Ma anche per quanto riguarda voi, diciamo gli alberghieri, no? Che ne so, se un ragazzo va a fare uno stage in un ristorante,
allora si dice ma italiano, matematica, inglese, informatica, adesso non so bene le materie, ma noi dobbiamo dare una valutazione delle singole materie, e lì comincia a essere complicata la cosa, perché l'insegnante di filosofia, io ho avuto colleghi di filosofia, mi hanno detto noi abbiamo fatto un progetto quest'anno di alternanza, adesso vi parlerò brevemente e poi concludo, dice la mia materia come rientra poi nel progetto e di che cosa parlo? Parlo di un progetto fatto alle terze linguistiche con Legambiente, cioè ho detto le criticità, però come scuola io credo che abbiamo attivato dei processi, dei percorsi di alternanza scuola-lavoro molto significativi. Nelle terze appunto del liceo abbiamo fatto un progetto con Legambiente sulla sostenibilità, sulla green economy, e quindi ci sarà un convegno adesso l'8 in cui verranno presentati, sono andate ad analizzare dei fiumi, il fiume Tevere, e quindi vedere un po' la situazione, e quindi i ragazzi hanno fatto proprio i prelievi, quindi è stato molto interessante. Con le terze del commerciale stiamo facendo impresa simulata che coinvolgerà le terze, le quarte e le quinte, quindi per le quarte di quest'anno già siamo al secondo anno, per le prime hanno iniziato, però ve lo dico in tutta sincerità, perché abbiamo optato anche per l'impresa simulata? Perché in effetti mandare in alternanza, non so, 600-700 alunni non è facile. Noi lo stage lo facciamo in quarta, e in quarta tutti gli alunni di quarta dell'economico vanno in stage, vanno in azienda. Riusciamo perché appunto abbiamo questo bagaglio che ci portiamo dietro da tanti anni, da quasi 20 anni di stage, quindi riusciamo a farlo. Per il liceo c'è molto difficile farlo, perché abbiamo iniziato da poco, per il problema che i docenti del liceo comunque sono molto refrattari a questo tipo, non riescono a capire che comunque una legge è legge e come tale va applicata, come tale dobbiamo inserirla nei nostri programmi. E anzi devo ringraziare, perché ci sono state molto utili la collana Le Bussole l'anno scorso, perché quando abbiamo fatto il convegno di presentazione Fabio Fulvio, mi sbaglio, mi ricordo male, è venuto da noi, ha presentato proprio Le Bussole, e molti docenti l'hanno usato come strumento per l'impresa simulata, quindi è stato veramente utile dal punto di vista del lavoro. Altri progetti che abbiamo fatto, noi facciamo stage estivi, la Banca di Sondrio ogni anno ci viene a selezionare 3 alunni che poi ai quali farà fare un mese di alternanza, e anche quest'anno sono venuti e quindi hanno selezionato tra tutti gli alunni delle quarte 3 di loro, che poi sono andati appunto, andranno adesso a giugno e luglio a fare un mese di alternanza scuola-lavoro. Per il liceo abbiamo le biblioteche e ce ne ho tantissimi, ma credo forse ho sforato, pensavo di vabbè. Grazie. Allora, come abbiamo iniziato con un pochino di ritardo, non vorrei abusare della disponibilità del sottosegretario se sforiamo rispetto alle 12.30. Grazie sottosegretario, perché abbiamo alcuni interventi ancora programmati ed altri. Darei la parola al dottor Bartesaghi di Impresa. L'offerta formativa che presentano credo che sia interessante. Sono percorsi di alternanza scuola-lavoro che nascono per riavvicinare all'esperienza della conoscenza tutti quei ragazzi che a causa di insuccessi scolastici hanno abbandonato i canali convenzionali di istruzione e formazione. E forse non è solo questo, ma ce lo dirà meglio lui. Grazie. Grazie Moretti, e grazie anche da parte mia a Fipe Commercio per questo invito. Io parlo sempre molto volentieri della nostra esperienza di alternanza, però devo dire che quando ho visto il sottotitolo di questo convegno mi sono entusiasmato, perché sapere, saper fare, quel saper essere è importantissimo ed è il frutto più maturo, per certi versi inaspettato, di un'alternanza fatta bene. Giustamente il presidente Stoppani prima parlava di un tema delicato. Sono d'accordissimo, perché con l'alternanza non è una parola magica in grado di cambiare tutto, ma introduce un cambiamento che bisogna portare fino in fondo, non si può restare a metà del guado.
sarebbe una terribile occasione perduta. E io vorrei portare l'esperienza di un modello molto spinto di alternanza, un modello che si sviluppa in un'area appunto un po' di frontiera, cioè quella del disagio sociale. In Presa, è un centro di formazione professionale in Brianza, pochi chilometri da Monza, che si rivolge a circa 400 ragazzi, di cui 110-120 fanno alternanza. Noi facciamo una sorta di filtro per l'ingresso nel corso di alternanza. Il filtro è questo: se non sono stati bocciati almeno due volte, non li vogliamo. È un filtro al contrario, ma è così, nel senso che la nostra realtà nasce proprio con questa finalità sociale ancora prima che formativa. Cioè, chi l'ha fondata ha voluto che l'impresa fosse un luogo per quei ragazzi che rischiano di perdersi, ragazzi segnalati dai servizi sociali, in NEET, ragazzi con storie anche pesanti o drammatiche alle spalle. Quindi almeno due bocciature, e voi capite che per ragazzi che hanno almeno due bocciature bisogna proporre una scuola diversa, perché loro hanno già deciso, hanno già verificato sulla propria pelle che quel tipo di scuola lì non fa per loro, non gli interessa più, e allora bisogna proporgli una cosa diversa. Per questo motivo noi 12 anni fa abbiamo cominciato a fare l'alternanza, 12 anni fa appunto, non perché fossimo più bravi o più innovativi degli altri, ma semplicemente per il fatto che dovevamo trovare qualcosa di diverso, dovevamo proporgli qualcosa di diverso. Quindi io vorrei sinteticamente dire due cose. Perché per ragazzi così, come quelli di cui ci occupiamo noi, l'alternanza è un'esperienza di successo? E a quali condizioni? Sappiamo tutto, emerso anche da interventi precedenti, che ci sono delle aree di criticità. Noi vediamo tante scuole che fanno un'ottima alternanza, e ne vediamo altre che la fanno finta di farla. Si parlava prima dei ragazzi mandati solo a fare fotocopie, si parlava di situazioni per cui, insomma, si sopporta questa cosa. Ieri abbiamo visto questo articolo che è uscito su Repubblica, che metteva in risalto alcune criticità, alcuni insuccessi dell'alternanza. Giustamente il sottosegretario Toccafondi rispondeva in questo articolo dicendo che l'alternanza è uno strumento che può essere tanto più utile quanto più fatta bene. Ecco, questa per me, secondo me, è una discrimine importantissima, che sembra semplice, ma è il cambiamento tra il giorno e la notte, tra il nero e il bianco, quello che divide il fallimento dal successo nel mondo dell'alternanza. Noi come la facciamo? Noi facciamo da 12 anni, appunto, come dicevo prima, percorsi in alternanza scuola-lavoro con ragazzi pluribocciati, e a loro proponiamo una modalità molto spinta, un mese in aula e un mese in stage. Quindi capite che chiediamo molto, ma è l'unica modalità per poter reinserire questi ragazzi in un percorso scolastico. Per noi, come prima ha sottolineato Emanuele Massagli, con cui mi trovo perfettamente d'accordo, perché anche noi ci diciamo sempre, l'alternanza non è una cosa, un modulo che attacchi lì posticcio rispetto a un percorso scolastico ordinario. L'alternanza è un metodo di apprendimento. È un metodo di apprendimento che si struttura in due momenti, momento formale e momento informale, l'aula e lo stage. Ma non è la vecchia divisione tra teoria e pratica, questo sarebbe molto limitante. Perché nell'alternanza i due momenti, il sapere e il saper fare, si intrecciano. E se non sono intrecciati non va bene. Si impara il sapere dal saper fare, e viceversa. Non è che prima imparo e poi faccio, ma facendo imparo, e imparando posso fare di più e meglio. Come un nostro ragazzo che è tornato da un'esperienza di stage, e non gli interessava la matematica, è tornato e ha detto al professore: insegnami le percentuali, perché nella pasticceria dove lavoro mi dicono devi avere un tot per cento di farina, un tot per cento di... ma io non le conosco. Sono intrecciate, assolutamente. Un altro aspetto importante nel modo con cui noi proponiamo e portiamo avanti questo percorso, proponiamo ai ragazzi, il fatto che i due momenti devono avere, come dire, una successione, una vera alternanza. Non possono essere un piccolo momento all'interno dell'anno che poi si esaurisce e si spegne.
Crediamo per esempio che sia importante la figura, è stato accennato anche prima, di chi all'interno della scuola si occupa di relazionarsi con le imprese, è una figura fondamentale, perché lì si costruisce il valore. Così come è importante che ci sia un tutor aziendale che fa riferimento e che ha tra i suoi compiti quello di costruire una progettualità con le scuole. Serve un mediatore, cioè serve un dialogo serrato, e questo dialogo serrato, come è stato accennato anche prima, deve essere sostenuto da un mediatore. Che cosa abbiamo scoperto lavorando così? Beh, oggi noi ci sbattiamo tutti i giorni la testa, noi in particolare per il tipo di scuola che è la nostra, ma penso tutte le scuole, con tre emergenze. Un'emergenza che potremmo definire l'aumento del disagio tra le giovani generazioni. Noi l'avvertiamo tantissimo, un disagio che aumenta in termini quantitativi ma anche qualitativi. La seconda emergenza è la dispersione scolastica, non sto a dare cifre anche perché cambiano continuamente, ma lo sapete, sono drammatiche. Quanti ragazzi lasciano la scuola e quante volte è la scuola che non è in grado di occuparsi di quel tipo di ragazzi. La terza emergenza, la disoccupazione giovanile, anche qui, dati molto importanti rispetto ai quali non si può far finta di non vedere. Ora, la nostra esperienza di 12 anni di alternanza ci dice che questo metodo è in grado di rispondere a queste tre emergenze. A un'emergenza sociale, perché saper essere, si ridà fiducia a una persona che era cresciuta pensando di non essere in grado di non essere capace. Risponde al tema della dispersione scolastica, perché si recuperano e si possono reinserire dei ragazzi in un modo diverso all'interno del percorso. E si combatte la disoccupazione giovanile, perché ragazzi formati in questo modo trovano lavoro più velocemente, perché sono in grado di parlare il linguaggio delle imprese, sono in grado di capire che cosa chiede un'impresa, cosa chiede un imprenditore. Quindi la nostra esperienza è che funziona. Come appunto citavo prima l'intervento, la battuta nell'articolo di ieri su Repubblica del sottosegretario, funziona, è utile se è fatta bene. Noi abbiamo preparato anche un decalogo della buona alternanza scuola-lavoro che stiamo condividendo anche con le associazioni datoriali. Non ve lo leggo tutto perché vorrei andare a chiudere velocemente, ma solo qualche accenno. L'alternanza non può esaurirsi in un unico momento specifico, lo dicevo prima, e quindi vado oltre. Secondo, la collaborazione tra ente formativo e istituzione deve essere regolata da un apposito protocollo, cioè le aziende devono essere parte attiva del processo formativo, lavorativo ed educativo. Terzo, ogni percorso di alternanza scuola-lavoro richiede la stesura di un piano formativo individuale. Quarto, è necessaria la presenza di una duplice figura di tutoraggio che faciliti la concretizzazione di questo cammino comune. Quinto, il monitoraggio del percorso formativo, scolastico-lavorativo, deve essere in itinere e non solo ex post, non solo alla fine. La durata dell'esperienza nel contesto non formale non deve essere inferiore a una settimana e deve ripetersi per almeno due volte all'interno del percorso. Poi noi lo portiamo all'estremo, come dicevo prima, un mese in aula, un mese in stage. È fondamentale il coinvolgimento delle aziende nella formulazione dei criteri di valutazione finale del percorso e nella redazione del giudizio in merito alle competenze acquisite. Il rapporto con l'azienda deve arrivare fin lì. È necessario che il consiglio di classe individui specifici criteri da seguire per effettuare un matching personalizzato tra percorso dello studente e richiesta delle aziende. Vado a finire. Occorre che l'ente formativo sviluppi una rete consolidata di aziende che condividano questa impostazione. Da ultimo, l'output finale di questo percorso, oltre che la pagella, sarà anche il documento ideato e redatto con il tutor aziendale in cui si dichiarano le competenze acquisite. Ora, questo è il nostro metodo. Tante di queste cose sono scritte anche nel vostro bellissimo volumetto, anzi, il vostro è molto più completo. Il nostro è un tentativo di focalizzare, di mettere nero su bianco un'esperienza. Noi la portiamo molto al limite. Io credo che ognuno deve tararsi rispetto alle proprie esigenze, al tipo di ragazzi di cui si occupa. Per finire, io voglio dire che un'alternanza fatta così permette una cosa straordinaria, di far scoprire ai ragazzi che il lavoro non è il nemico. Per dirlo con un linguaggio dei ragazzi, mi perdonerete, che il lavoro non è una cosa da sfigati, che il lavoro è una possibilità grande per quel saper essere. E permette quindi di scoprire che la realtà è una possibilità positiva,
una possibilità di cosa? Di scoprire il valore di sé, il valore della propria presenza e del contributo che anche attraverso il lavoro si può portare al mondo. Questa è la grande scoperta di un'alternanza fatta bene, quello che può portare come contributo positivo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a Bartesaghi. Abbiamo previsto tre piccoli interventi, vi chiedo scusa perché non vogliamo abusare della disponibilità del sottosegretario. Sonia Re, del mondo professionale, Associazione Provinciale Cuochi, un intervento della scuola e credo la signora Roma. Mi pare che l'argomento è interessante e mi consento questa forzatura. Sarò brevissima. Io dirigo l'Associazione Professionale Cuochi Italiani, non sono un cuoco, lei lo sa, Toccafondi, però conosco gli orari e so che a quest'ora si ascolta poco volentieri. Noi abbiamo fatto un progetto importante insieme a FIPE, abbiamo coinvolto altre associazioni con le quali collaboriamo, il RENAIA, l'Associazione Le Soste, i Giovani Ristoratori, che caso strano, Moreno, sono rappresentati entrambi da te, vedi, quindi oggi sei qui in triplice veste. E abbiamo fatto un percorso pensando ai giovani, naturalmente, all'incontro di questi due mondi. Tutto è partito da una tavola rotonda, dove appunto era presente anche Toccafondi. Ci siamo chiesti come potessimo incrociare le competenze dei professionisti e le attività dei giovani. Tante cose sono già state dette stamattina. Io mi vorrei soffermare solo su due cose importanti. La prima, l'approccio non formativo ma etico, quello che poi diceva in ingresso. È un valore importante quello che stiamo andando a trasferire a questi ragazzi. I professionisti, gli chef, diventano un mentore per loro, no? Qui ci sono tanti ragazzi in sala, probabilmente i vostri professori, più che i vostri genitori, sono i vostri consiglieri, per cui c'è veramente un valore che va al di là di tutto. Lo dico come direttore di un'associazione, lo dico come mamma, lo dico come, insomma, voglio dire, valore condivisibile. Che cosa avevamo cercato? Avevamo cercato di voler incrociare da una parte la domanda e dall'altra parte della richiesta. C'erano diverse problematiche legate alle ore, al turnover, al fatto che i ragazzi potessero avere poco tempo a disposizione per poter stare con i professionisti. Queste direi che più o meno riusciamo con questo passaggio a bypassarle. Quello invece che secondo me va fatto ancora è formare i formatori. Manca una formazione importante delle persone che vanno a formare. Io condivido quello che dice che dicevano prima Cedroni, Cappac e quant'altro, ci vuole sforzo soprattutto per questa professione, chiaramente 7 ore in piedi, cavolo, ma se ti va bene 7 ore in piedi, è vero, devono impararlo, però è anche vero che fino ad oggi è stata molto manodopera a costo zero, per cui bisogna imparare a formare, lo dico anche in modo impopolare contro la mia categoria, tanti professionisti, tanti ristoratori professionisti che hanno la mentalità di utilizzare questi ragazzi senza formarli, né dal punto di vista etico né dal punto di vista formativo, per cui ci vogliono delle figure, dei momenti, delle attività di formazione dove si formino i formatori dei ragazzi. Questo è il primo, diciamo, la prima esperienza. La seconda è semplicemente la parte operativa di questo progetto. Noi abbiamo fatto un piccolissimo progetto pilota, dico piccolo nel senso che ha voluto essere una finestra che dura 2 anni, che appunto stiamo portando avanti con FIPE, tavola rotonda. Abbiamo fatto alla BIT una prima scrematura, un primo casting, abbiamo coinvolto 140 scuole alberghiere, tantissime del RENAIA, quelle più operative. È un database che abbiamo costruito sul territorio con i nostri chef di tutte le delegazioni, per cui un database molto reale, molto concreto, che ci ha dato una prima finestra. E a Milano, dal 20 al 24 ottobre, durante Host, metteremo in contatto questi ragazzi che sono, diciamo, una finestra di quello che può essere dal nord al sud l'attività giovanile degli istituti alberghieri, con quelli che sono gli sbocchi lavorativi. E l'attenzione qui va puntata sul fatto che lo sbocco lavorativo per chi esce da un istituto alberghiero per l'alternanza non è semplicemente un hotel o un ristorante, ma ci sono tantissime altre strutture. Oggi abbiamo avuto 2 casi importantissimi che io ritengo molto meritevoli, di 2 strutture che non sono ristorante, non sono la catena alberghiera, ma ci sono anche tante altre attività di consulenza, tante attività, tante aziende italiane e imprese italiane disposte a investire in questo, per cui secondo me c'è un filo conduttore, insomma, e una positività che non può che portare a grandi risultati. Grazie mille. Grazie.
Grazie a Sonia Re per la, anche e soprattutto per le cose che ci ha detto, ma per la sinteticità. So di essere sgradevole, chiedo anche agli altri. La Presidente di Belluno, la nostra Presidente di Belluno, la signora Roma, ristorante Dolada, tra l'altro una stella. Ma è rilevante la stella, abbiamo detto. Non stelle, due stelle. Io sono Fipe Belluno, una realtà di montagna, patrimonio delle Dolomiti, patrimonio UNESCO delle Dolomiti, però mi sento in un tessuto, in un contesto che abbraccia molto l'idea e il pensiero di Cedroni. Io non ho fatto quasi niente rispetto alla signora che ha parlato fino a questo momento. Il mio intervento vorrebbe essere mirato al Ministero della Pubblica Istruzione e anche al Ministero del Lavoro, perché mi pare, faccio una premessa, innanzitutto sono assolutamente favorevole all'alternanza, la credo necessaria come una linfa vitale per poter costruire professionisti, persone. Quindi quello che io voglio dire è questo. Allora, noi abbiamo una scuola alberghiera, un istituto alberghiero strutturato così. I primi due anni c'è un biennio generale. I ragazzi non sanno ancora cosa fare perché sono dei pulcini che escono dalla scuola media. Il terzo anno hanno una specifica da scegliere, sala, cucina o qualcos'altro, e hanno 32 ore di scuola settimanale. Mi corregga, preside, le mie scuole alberghiere in Alto Veneto sono così, forse sbaglio. Il terzo anno, le scuole alberghiere, i ragazzi hanno 9 ore di pratica sul pezzo in cucina o di sala. Il quarto anno hanno 5 ore di pratica, si dicevo, settimanale, e una di teoria riferita all'indirizzo che hanno scelto. Il quinto anno non hanno stage. Quindi noi ci troviamo, imprenditori, a dover accogliere dei ragazzi di cui abbiamo anche estremamente bisogno, perché noi abbiamo bisogno di trovare materia da portare dentro nei nostri ristoranti, ma questi ragazzi non hanno praticamente esperienza, ne hanno pochissima, per quanto bravi possono essere i docenti. Proprio manca, come posso dire, mancano le condizioni. È per quello che mi riferisco al Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche al Ministero del Lavoro. Io ho la presunzione oggi di dare una formula. Ecco. Secondo me, quando i ragazzi escono dalla scuola media inferiore, dovrebbero fare i primi due anni di cultura generale, gli ultimi tre anni cultura e alternanza formativa forte lavoro. Quindi arrivano alle aziende con un'esperienza più formata. Perché dico anche al Ministero del Lavoro? Allora, i ragazzi che fanno il quarto anno di scuola alberghiera, se sono stati bravi, studiosi, arrivano nelle nostre aziende che hanno 17 anni. Sono dei minorenni. Allora ci viene già messo il veto, no, alcol, non servizio di alcol. Quindi un ragazzo di 17 anni che viene lì per imparare non può neanche capire o prendere, dopo essergli stato fatto un training, che cos'è un whisky, che cos'è un rum e quant'altro, e non può servire l'alcol. E di conseguenza non perdiamo neanche il tempo di formarli in questo senso, ma questa formazione dovrebbe poi essere espletata al tavolo del cliente. I minorenni, qui la dolente nota, non possono lavorare dopo le ore 22. Mi prendete una ragazza pasticcera in stage, in alternanza, che alle 22 sul più bello, ma mi fermo solo al pasticcere che è il lato più lungo della giornata, alle 22 deve interrompere il suo lavoro, non veder formare un dessert, non vederlo servire e quant'altro.
Io ho sempre detto che quando un ragazzo arriva a un'età in cui è capace di fumare, bere, andare a spasso e divertirsi, deve essere anche in grado di lavorare. E quindi questo limite dei 17 anni e delle ore 22, dove il datore di lavoro va in denuncia penale perché ha fatto lavorare fino alle 22:10 un ragazzo dei 17 anni, è una cosa vergognosa. Detto questo, e poi concludo, per vostra grazia, ho interpellato un po' di presidi del mio Alto Veneto, Belluno, Cortina, e poi ho buonissimi rapporti con le scuole di Vittorio Veneto e Treviso. Ho detto, l'alternanza, o stage, come volete chiamarla, dico, deve essere più lunga. Non potete mandare un ragazzo 3 settimane, che le 3 settimane si riducono a 15 giorni di lavoro effettivo, 5 giorni a settimana. Sapete cosa mi hanno risposto? Dice, ma i nostri insegnanti non lo vogliono fare questa cosa, perché altrimenti che cosa fanno gli insegnanti mentre i ragazzi sono in stage? Allora io dico, potrebbero collaborare con le aziende per monitorare ciò che viene fatto nelle aziende stesse con un percorso mirato. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente Roma. L'ultima testimonianza e poi diamo la parola al sottosegretario Toccafondi, dalla professoressa Gavina della scuola del Gioberti di Roma, la scuola con cui FIPE sta intrattenendo rapporti di collaborazione proficui. Chiedo anche a lei, mi scuso, una sinteticità. Grazie. Buongiorno. Sarò brevissima e mi collego ad alcuni spunti che colgo chiaramente da questo tavolo, essendo l'ultima forse sono anche un po' privilegiata in questo senso. Allora, innanzitutto mi ha colpito un aspetto che è stato sollevato riguardo alla, diciamo così, al ruolo dei docenti e dei tutor, perché non so, la nostra è una scuola professionale, un istituto per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera che ha una lunga esperienza di alternanza scuola-lavoro. Noi lavoriamo collegialmente, la nostra è una programmazione che si fa all'inizio dell'anno, l'alternanza scuola-lavoro è condivisa, il consiglio di classe è parte in causa, il lavoro si fa trasversale perché si fa per competenze, le competenze sono trasversali, riguardano tutte le discipline, quindi la parte professionale e professionalizzante, quindi anche l'attività di stage, comunque riguarda tutto il percorso formativo del ragazzo, non è semplicemente un elemento che riguarda la materia professionale che in quel momento è parte in causa. Questa è la nostra esperienza, per cui non, diciamo, nella programmazione c'è una condivisione sin dall'inizio dell'anno e poi c'è un resoconto al termine dell'anno, nel momento in cui il ragazzo ritorna al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro, ha una sua scheda di valutazione che viene condivisa dal consiglio di classe che se ne fa carico. Quindi penso che questo sia un po' forse la linea che bisogna tenere per condividere il percorso. Un altro aspetto che mi colpisce perché ci riguarda direttamente è l'alternanza per tutti, veramente per tutti. Il nostro è un istituto particolare, 1200 studenti, 10% di alunni con diverse abilità. E chiaramente quando noi progettiamo alternanza scuola-lavoro, la dobbiamo progettare per tutti, non è che possiamo fare delle differenze, ma dobbiamo progettare per tutti nel rispetto di ciascuno, dico io, e nel rispetto delle caratteristiche e delle potenzialità di ogni singolo ragazzo. Quindi il percorso di alternanza scuola-lavoro è un percorso individualizzato che si costruisce sulla base di quelle che sono le competenze, gli obiettivi che si vogliono raggiungere, le capacità di ogni singolo ragazzo. Condiviso tra il consiglio di classe e l'azienda, condiviso tra il tutor aziendale e il tutor scolastico, condiviso anche con l'insegnante di sostegno nel caso in cui l'insegnante di sostegno diventa parte in causa, no? Quindi è una sinergia quella che si viene a creare, una sinergia di forze che mette insieme risorse per raggiungere un obiettivo. L'obiettivo è quello di formare i ragazzi, di dare loro un'opportunità, di far conoscere il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa,
la realtà che dovranno e si troveranno ad affrontare una volta che usciranno fuori dalla scuola. Quindi penso che fondamentale è partire sempre dalle particolarità del singolo e costruire ogni percorso tenendo sempre in considerazione ciascuno, dico io, proprio usando questo termine, ciascuno. E noi abbiamo fatto questo, abbiamo dei bei progetti di alternanza scuola-lavoro proprio rivolti ai ragazzi con diverse abilità. L'idea è quella di dare l'opportunità anche a chi ha più difficoltà e magari non può sempre uscire dalla scuola, perché a volte all'inizio non è possibile portare tutti i ragazzi fuori dalla scuola, allora l'alternanza scuola-lavoro si fa all'interno della scuola, costruendo dei percorsi assolutamente verosimili, quindi che riproducano in tutto e per tutto quella che è la realtà aziendale. Noi abbiamo un open bar integrato nel quale i ragazzi lavorano aiutati da dei compagni normodotati e simulano in tutto e per tutto l'attività di bar all'interno della scuola. Abbiamo una cucina a fuoco spento. I ragazzi che hanno più difficoltà e magari hanno in questo momento ancora competenze non tali da poter uscire dalla scuola, andare a fare un'esperienza di alternanza scuola-lavoro in un'azienda ristorativa, lavorano all'interno della scuola, rafforzano, crescono, acquisiscono autostima, capacità organizzativa e l'alternanza scuola-lavoro poi piano piano la vanno a fare anche fuori. Ed escono, alla fine escono, vi garantisco che abbiamo delle grandissime soddisfazioni e dei ragazzi che hanno fatto dei percorsi veramente eccezionali. Vi ringrazio. Grazie, grazie, grazie veramente. Grazie molte, siete stati anche cortesi nel accettare la sfida della sinteticità. Sottosegretario Toccafondi, siamo arrivati alla conclusione, ha avuto la pazienza e la bontà di ascoltare molti, credo quasi tutti gli interventi. A lei affidiamo, ringraziandola, le conclusioni di questa giornata. Grazie. Grazie dell'invito, grazie a voi, anche della pazienza. Sono le ore 13:05. Io cercherò di essere breve e di non abusare della pazienza, anche se è difficile essere breve rispetto a una tavola rotonda di 10 interventi e tutte e 10 hanno detto cose molto interessanti su cui vorrei e potrei interagire. Vediamo di farlo. E mi perdonerete, per concetti e non per, insomma, non vi ruberò molto tempo, diciamo così, però alcune risposte e alcuni temi li devo toccare. Fatemi ringraziare assolutamente Confcommercio per l'invito, il presidente Sangalli, la FIPE, Confcommercio, il presidente Stoppani, l'amico Aldo Cursano, con cui collaboriamo anche in Toscana. 10 interventi conoscevo tutti rispetto a 2 anni di lavoro sul tema dell'alternanza. Parto da questo punto perché è un punto fondamentale, è un denominatore comune dell'attività. 2 anni fa il tema dell'alternanza non era conosciuto perché normalmente non veniva fatto, si lasciava al buon cuore delle scuole e delle aziende. Lo faceva l'8% dei ragazzi, il 14% delle scuole, i professionali, qualche tecnico e qualche liceo. Segno, se per esperienza diretta, queste 10 testimonianze così differenti hanno avuto la conoscenza e abbiamo avuto un contatto in questi 2 anni, che qualcosa è cambiato. Forse dobbiamo partire da questo aspetto, cioè dall'aspetto di quello che è stato fatto in questi 2 anni. Io parto sempre da 3 domande che in questi 2 anni mi vengono rivolte. Perché l'alternanza? In effetti è una domanda logica. 2 anni fa non esisteva, cioè perché l'alternanza? È stato detto, e lo voglio ribadire, perché è utile?
È utile per me? No, è utile per i ragazzi. Certo, fatta bene, come è stato più volte detto e sottolineato, ma è utile. Anch'io vorrei sottolineare il titolo di oggi. Sapere, saper fare, saper essere. Il sapere è la scuola, per antonomasia. È il luogo della conoscenza per antonomasia, è la scuola. Il saper fare per antonomasia, e lo stiamo scoprendo, è il lavoro, è il mondo della produzione, del lavoro, delle professioni. Il saper essere sono i ragazzi, che nel loro percorso di crescita sono e non fanno. E dobbiamo comprendere che questo saper essere, in questo saper essere, in questa crescita, collabora il sapere, cioè la scuola, e collabora il saper fare, cioè il binomio scuola e lavoro. Ma il vero punto sono i ragazzi e la crescita dei ragazzi. Il nostro nord della bustola è questo aspetto qui, è questo del saper essere. E allora, perché l'alternanza? Perché aiuta a saper essere i ragazzi. È una conoscenza diretta di quello che la realtà è e richiede. È una metodologia didattica differente, ma è scuola a tutti gli effetti. Per questo obbligatorio e curriculare, perché si studia in aula, con il libro, si va in laboratorio, si prova a fare e poi c'è la prova del 9, che è appunto l'alternanza scuola-lavoro. È scuola a tutti gli effetti ed è utile per i ragazzi. Fare è crescere. Si comprende di più anche ciò che si studia facendo. È la cartina di tornasole, è la prova del 9. Ecco il perché dell'alternanza scuola-lavoro. Non perché vogliamo dare, come me, se ne sentono tante, dare gratuitamente lavoratori sfruttati, le imprese nelle scuole. Io vorrei far parlare un imprenditore, se avere un ragazzo di 16 o 17 anni è sfruttare e non forse perdere del tempo per insegnargli. Ma a parte questo, seconda domanda, perché è obbligatoria? Lo dicevo prima, perché lasciata al buon cuore, ricordo solo la riforma Moratti, 2005, tre articoli dedicati a come bella, come buona e come brava l'alternanza scuola-lavoro, lasciata al buon cuore, e se si lascia al buon cuore di un paese, la fa l'8% dei ragazzi e il 14% delle scuole. Quindi abbiamo preso il toro per le corna. Se è utile per i ragazzi, allora deve diventare percorso scolastico, valutato e curriculare, come in tutta Europa. Siamo arrivati per ultimi? Sì, però siamo arrivati. Poi lo dirò, dobbiamo combattere. Quindi perché è obbligatoria? C'è una frase di un film della mia epoca, di Nanni Moretti, Ecce Bombo, qualcuno ricorderà un'altra epoca, però dice: mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Ecco, è un po' come l'alternanza. Si nota di più se la facciamo ma non la mettiamo in un angolino o non la facciamo proprio. Diciamo che l'alternanza, e lo stiamo vedendo, si nota se la facciamo, se ci crediamo davvero, e per questo l'abbiamo resa obbligatoria. È tutto facile, bello, positivo? No. Sono il primo a dirlo e lo ribadisco sempre. Qui la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, tantomeno uno che si chiama Toccafondi. Quindi, ci aspetta tanto lavoro, questo sì. Quindi perché alternanza? Perché è utile? È difficile. Sì, ma se è utile affrontiamo le difficoltà insieme. Lo dico io. Primo anno di attività, l'anno scorso, il 90% dei ragazzi del terzo anno hanno fatto esperienze di alternanza a scuola-lavoro. È andato tutto bene? No! Molte luci e tante ombre. Solo che in un paese normale che crede nell'alternanza come attività didattica vera, si fa luce sulle ombre, non si spenge le luci. Dico questo perché fino a pochi mesi fa un grande sindacato del nostro paese ha tentato di raccogliere 500.000 firme, e ce l'ha quasi fatta, per proporre agli italiani di tornare all'anno zero, cioè non più alternanza scuola-lavoro curriculare. Quindi il vero tema, e voglio toccare subito il vero tema, non è esclusivamente di normativa, di risorse,
di lavoro che ci aspetta, ma è culturale in questo paese. Cioè, una volta per tutti dobbiamo rispondere tutti al tema di: è utile l'alternanza scuola-lavoro? Se sì, perché è utile? È difficile farla, lo rispondo io, sì. Come aiutiamo tutti a farla bene? Fino ad arrivare al percorso personalizzato. Assolutamente. Nell'alternanza scuola-lavoro ideale, di un paese ideale, ogni ragazzo dovrebbe essere messo in grado di seguire la propria vocazione, la propria personalità, la propria attitudine. Questa è l'alternanza su cui dobbiamo lavorare. È semplice? È facile? È scontato? No, assolutamente no. E l'ultima domanda che mi fanno è: c'era proprio bisogno di fare alternanza? Cioè, ce ne abbiamo così tante, avete riformato tanto. Io dico, 3 anni fa la disoccupazione giovanile era al 44%. È colpa della scuola? Non penso. Diciamo non solo. Però era un dato di fatto. Ora siamo intorno al 36%. Comunque alta. Nel 2008, prima della crisi, era al 20%. Segno. La crisi ha colpito tutti, ma soprattutto ha colpito pesantemente l'anello più debole, cioè i ragazzi, cioè chi usciva dalla scuola. Quindi non sarà colpa della scuola, ma una scuola che non rilascia le competenze non aiuta i ragazzi, soprattutto in un momento particolare come questo. Abbiamo 2 milioni, 2 milioni e 2 di cosiddetti NEET, non studiano, non lavorano, non ricercano attivamente il lavoro e non si impegnano in altra formazione, aspettano. E aspettano dopo aver fatto un percorso di istruzione, formazione o alta formazione universitaria. E sono forse il frutto più negativo di questo periodo, perché sono coloro che hanno studiato, si sono impegnati, sono arrivati a un diploma, una laurea, un titolo di studio, sono stati respinti dal mondo del lavoro e si sentono ingannati dal percorso di studi che non li ha preparati. Questo ci deve interrogare, a noi come Ministero ci deve interrogare, a noi come scuole è già da tempo che interroga, ma a noi come Ministero questo dato o l'altro deve essere un punto esclamativo ogni mattina del lavoro. E l'ultimo dato che voglio portare è il 17,6% di abbandoni scolastici, dato di 3 anni fa, ora siamo intorno al 14%. Comunque alto rispetto alla media del 9%. Anche questo aspetto, soprattutto nei percorsi di istruzione professionale, in alcune aree del paese, dove si arriva anche al 30%, ci deve interrogare. Perché se un ragazzo intende fare un percorso che pensava lo mettesse in contatto con il mondo del lavoro, di istruzione professionale, e poi i primi 2 anni si trova 16 materie, diritto, economia, chimica, fisica e il laboratorio, se va bene lo vede al terzo anno, si sente di non aver scelto la scuola giusta. Pensavo fosse, ma non è. E si scappa da questa scuola. Devo dire che abbiamo messo mano anche al percorso e continueremo a metter mano al percorso di istruzione professionale, soprattutto perché deve essere una scuola che mette in contatto con il mondo del lavoro. Rispetto a questi dati non è possibile rispondere alla domanda: c'era proprio bisogno dell'alternanza, senza un'affermazione convinta. Ecco, rispetto a queste domande, che sono le domande che ci vengono poste, e ribadendo che nessuno ha la bacchetta magica per risolvere il tema, per affrontare il tema seduta stante, quello che serve è tanto lavoro. Quello che serve è far comprendere che l'alternanza scuola-lavoro buona, buona per i ragazzi e buona anche per il nostro tessuto produttivo e lavorativo nel nostro paese, è necessario e doveroso. Ma non lo posso e devo fare io. Lo dovete fare voi. Cioè, lo devono fare le aziende, le scuole e soprattutto i ragazzi. Facciamo raccontare ai ragazzi cosa combina l'alternanza scuola-lavoro, fatta bene e positiva. Perché solo con delle esperienze vere e reali si combatte una certa ideologia. Perché su questo campo c'è molta ideologia. Sono il primo a dire
che ci sono molte ombre, sono il primo a dire che è utile però fare l'alternanza scuola-lavoro bene. Per far questo stiamo aiutando anche le aziende e noi siamo il Ministero dell'Istruzione. E la nostra volontà è continuare a stare a fianco delle aziende, dei nostri dirigenti e dei professori, anche con tanti strumenti, ma a detta loro, nel primo anno di alternanza, la vera difficoltà non è stata culturale della scuola che chiede, e questo muro, diciamo, è venuto giù. È stata più pratica per alcune aziende, e soprattutto quelle piccole, medio-piccole, familiari e artigiani, di aprire le porte. E allora con i nostri strumenti, quello che è possibile, abbiamo ideato, inventato il PON sull'alternanza. È una prima mossa, non sarà l'unica, mi sento di dire, di finanziamento con richiesta di progetti da parte delle scuole che per la prima volta finanzia il tutor aziendale. Cioè dà un contributo alla persona dell'azienda che poi dovrà seguire insieme a noi i ragazzi in alternanza. Abbiamo fatto questo perché abbiamo visto era un ostacolo forte di non apertura di molte porte. Anche lì, non culturale, l'imprenditore, l'artigiano, il commerciante conosce la bontà del far fare esperienze vere ai ragazzi, vuole aprire, non ne ha la possibilità, spesso economiche. Questo è uno strumento che va in quella direzione, di cercare di aprire un po' di più le porte, così come Union Camere, le Camere di Commercio a settembre in tutta Italia apriranno bandi per dare contributi alti, devo dire, rispetto alle cifre che stiamo vedendo, alti alle aziende per rimborsare anche qui il tutor scolastico. E con il Ministero del Lavoro stiamo lavorando con ANPAL per 200 persone ex progetto fisso che si metteranno a disposizione delle scuole. Ognuno di questi tutor seguirà massimo 5 scuole per essere presente almeno un giorno alla settimana tutto l'anno e saranno incaricati di mettere in contatto scuole con le realtà produttive e lavorative di quel territorio. Sono tre strumenti, i primi tre che vorrei citare, che vanno a aiutare certo le scuole, certo l'alternanza, ma incentivando il mondo del lavoro. Formazione è fondamentale. Noi abbiamo iniziato l'anno scorso, a ottobre, spingendo molto sull'autonomia scolastica, quindi sull'autoformazione e la formazione interna, luce d'ombre, e vogliamo proseguire a finanziare la formazione e a concentrarsi di più sul tema della formazione in merito all'alternanza scuola-lavoro, perché il tema culturale entra anche nei docenti, e io lo capisco. Dopo 50 anni di totale isolamento, di dialogo tra scuola e tutto ciò che circonda la scuola, ma in particolar modo con il mondo del lavoro, la bacchetta magica non c'è nemmeno dei dirigenti scolastici verso i docenti e neppure del ministero verso i docenti. Quindi o facciamo un percorso culturale di comprensione che se il ragazzo va in alternanza in un'azienda, quella è scuola a tutti gli effetti, non perché lo dice la legge 107 di 3 anni fa, non perché ci sono i finanziamenti, non perché c'è la convenzione, non perché c'è l'ispettore che viene a controllare, nemmeno se c'è la valutazione che rientra, ma se il docente comprende che quella è scuola a tutti gli effetti. Su questo, come la professoressa sa, c'è un gruppo di lavoro che sta operando prendendo ciò che le scuole hanno utilizzato in questo anno, primo anno poi di sperimentazione vera, sul tema della valutazione, per esempio. Perché dobbiamo essere chiari che il percorso va valutato, è scuola a tutti gli effetti, è curriculare, quindi va valutato. Ma come valutare un'ora da McDonald's? Quindi è oggettiva la preoccupazione. E soprattutto, se l'ora da in autogrill viene fatta in orario non scolastico, chi la valuta? Noi su questo lasciamo molto l'autonomia scolastica per tante ragioni, non ultimo perché le scuole stanno in un territorio, ogni scuola è differente, ogni territorio è differente, ogni esperienza è differente, ma quello che stiamo e dobbiamo fare è recepire
ciò che è avvenuto nei vari territori per dare un sistema che non sarà univoco, lascerà spazio sempre all'autonomia, perché è un valore aggiunto il tema dell'autonomia, lo stiamo vedendo, ma dovrà dare delle linee guida. Abbiamo già inserito nel decreto sulla valutazione, però come voi sapete, che nel giugno del 2019 l'esame di Stato, nella terza prova, quella orale, dovrà contenere anche la valutazione sull'esperienza triennale dell'alternanza scuola-lavoro. Cioè il ragazzo presenterà una tesina c'è scritto queste parole, sull'esperienza dell'alternanza nel triennio. Cioè il ragazzo sarà valutato anche nel racconto dell'esperienza, della scoperta di sé, perché il vero tema dell'alternanza, e concludo e vi ringrazio e mi scuso, è certo il sapere, certo il saper fare, ma soprattutto il saper essere. Grazie. Grazie al sottosegretario, e siamo ai ringraziamenti a tutti voi che avete partecipato. A tutti gli ospiti che hanno parlato, soprattutto a quelli che ho costretto ad essere un po' nei tempi. Ringrazio tutta la struttura della FIPE, senza la quale non avremmo avuto difficoltà a realizzare questo evento, in particolare anche la scuola Gioberti, perché forse non ve ne siete accorti, ma alcuni ragazzi che erano in sala oggi hanno fatto alternanza, quindi noi abbiamo cercato di coniugarla questa cosa. Il volume è online, scaricabile dal sito FIPE, quindi dateci una mano, visto che avete detto che è interessante. Per FIPE non è un punto di arrivo, avremo altre cose da affrontare, i temi del digitale, di formare gli imprenditori, aiutare le scuole e le associazioni. Buona alternanza a tutti, soprattutto ai giovani.